sente? Signor Zizzi? Sì. Venga. Però intende solo rendere dichiarazione spontanea. Sì, sì, lo dice lui, Presidente. Adesso lo dirà lui. Sa come, signor Zizzi? Ah, sì. Sciogliamo la riserva. Sì. Sciogliamo la riserva. Prima di procedere all'esame del signor Zizzi, la Corte pronuncia il seguente provvedimento. Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 9 febbraio 2000, a proposito della lettura richiesta dal Pubblico Ministero delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'indagato Moro Mario, divenuti irripetibili per la morte del predetto, rilevato che si è obiettato che il decesso di Moro era prevedibile, sicché la lettura delle sue dichiarazioni sarebbe vietata. Per il combinato disposto degli articoli 514, 512, 513 Codice di Procedura Penale, esaminate le documentazioni prodotte, osserva Moro Mario, rimasto ferito nel conflitto a fuoco verificatosi il 20 ottobre 97, subì, con esito positivo, nell'ospedale civile di Avezzano, un intervento operatorio. In seguito, stabilizzatosi, venne trasferito all'ospedale civile di Grosseto in autoambulanza, confrontasi certificazioni mediche 25 e 27 ottobre 97, senza necessità, durante il viaggio, di un rianimatore. Cartella clinica, esito, miglioramento. Vedesi anche dichiarazioni professor Maccarelli e dottor Marinelli. Il giorno 11 novembre 97 il Pubblico Ministero di Brescia espletò nell'ospedale grossetano l'interrogatorio dell'indagato, presente il difensore. Il 13 gennaio 1998 Moro decedette. Tanto premesso, rilevasi che il principio recepito nel sistema che affida la formazione della prova al contraddittorio dibattimentale sopporta, attese le esigenze di funzionamento della giurisdizione penale, alcune deroghe rappresentate dalle procedure di cui agli articoli 512, 512 bis, 513,2, 392 seguenti del codice di procedura penale, come la stessa Carta Costituzionale statuisce nell'articolo 111, usando, fra le altre, la locuzione per accertata impossibilità di natura oggettiva, riferibile al caso di specie. Orbene, la imprevedibilità o prevedibilità di fatti e circostanze che rendano impossibile la ripetizione dell'atto attraverso l'esame che l'articolo 513 deve basarsi non su astratte ed ipotetiche evenienze, bensì su dati obiettivi da rapportare al momento in cui le dichiarazioni, nella fase delle indagini preliminari, sono state assunte. L'11 novembre 97, allorché Moro fu interrogato dal Pubblico Ministero, la valutazione di prevedibilità dell'evento morte non poteva essere ragionevolmente formulata. Il 25 ottobre 97 era stato comunicato dall'unità sanitaria di Avezzano all'autorità di polizia lo scioglimento della prognosi quo ad vitam. Dalle documentazioni mediche acquisite non risulta che il predetto Moro versasse in pericolo di vita, né emerge l'esistenza di una situazione che comunque lasciasse prevedere un aggravamento e non piuttosto un miglioramento delle sue condizioni di salute, tant'è che il 28 novembre fu tradotto presso la casa di reclusione di Milano Opera. In forza degli articoli 392 e seguenti codice di procedura penale, che non subordinano la procedura per l'escussione dell'indagato su fatti concernenti responsabilità altrui al concretarsi delle ipotesi di cui al citato articolo 392,1 lettere A e B, il Pubblico Ministero, con atto 27 novembre 1997, chiedeva al GIP l'esame, in sede di incidente probatorio, di Moro, nonché di Mastio, Sergio Giorgio, Raimondi e Zizzi Francesco. In data 12 gennaio 1998, il GIP fissava per l'assunzione delle prove le udienze del 26, 27, 28, 29 gennaio 1998. Ed allora appare evidente che l'iniziativa del Pubblico Ministero, e quindi l'operato del GIP, non possono essere tacciati di intempestività, in quanto, come si è rilevato, Moro non versava in pericolo di vita, le sue condizioni di salute erano migliorate, il corso della degenza si svolgeva regolarmente. Soltanto il 2 gennaio 98 insorse una patologia che importava una prognosi sfavorevole. Prontamente si dispose il ricovero di urgenza dell'indagato all'ospedale San Carlo Borromeo. Il pericolo fu scongiurato e Moro ritrasferito presso il CDT di Milano Opera. La morte purtroppo lo colse il 13 gennaio 98 dopo un'improvvisa crisi di dispnea.
Da tutto ciò consegue l'accoglimento della richiesta del PM di udienza. Per questo motivo, visto l'articolo 513,2 CPP, respinta ogni contraria istanza o eccezione, dispone, previa acquisizione, la lettura del verbale di interrogatorio 11 novembre 97 di Moro Mario e della relativa trascrizione. Se siete d'accordo possiamo dichiarare utilizzabile questo verbale. C'è questo accordo? Sì. Allora si dichiara utilizzabile il verbale. Il suo nome, per favore? Zizi Francesco. Dove è nato? A Nuoro. Nuoro. Quando? 24-11-59. Sì. Che professione sei? Che mestiere sei? Allevatore. Allevatore di che cosa? Di pecore. Di pecore. C'ha un titolo di studio? No. Sa leggere e scrivere? Sì. È andato alla fine... Che scuola ha frequentato? Ha fatto la quinta. La quinta elementare. Fino alla quinta elementare, sì. Le faccio domande che riguardano il suo status. Su questo deve rispondere. Sì. Ha fatto il servizio militare? No. Perché? Per causa dei polmoni. Per motivi di salute? Sì. È stato mai condannato? No, una volta per una pistola. Sì. È sposato? Sì. Ha figli? Due bambini. Lei ha facoltà di non rispondere. Sì. Vuole rispondere? Voglio solo... Fare delle dichiarazioni spontanee. Delle dichiarazioni spontanee. Le faccia... Va bene, comincio insomma a chiarire un po' la mia posizione, signor Presidente, signore della Corte. Io nel 1990 siamo arrivati in Toscana qui e siamo andati a abitare a Pari, provincia di Grosseto. Come si chiama? Pari. E là abbiamo conosciuto insomma la mamma di Giovanni Farina, che è mia paesana, è di Urune, dove sono nato io. E... Nel frattempo lui era in carcere, questo signor Farina, e l'ho conosciuto durante una licenza che gli hanno dato. Dal carcere? Dal carcere. Oh, scusi avvocato, ma era semplicemente licenza. Posso? Sì. Certo. Poi, dopo gli hanno concesso, come si chiama, la semilibertà, e nel mentre ogni tanto veniva, noi ci abbiamo comprato un podere nella, come si chiama, di Pari. Abbiamo comprato podere e ogni tanto veniva così a visitarci con la mamma. Io devo premettere che il suddetto Farina, io poi è scomparso, io non sapevo niente di questa sua scomparsa. L'ho saputo dopo tempo che si era dato alla latitanza, diciamo. Mentre ero tranquillo a casa mia, una sera, sul tardi, mi venne vicino a casa e mi ha chiamato per nome. Sono andato là e gli ho detto: come mai ti trovi qui? E ha detto che insomma che era latitante, mi ha detto in poche parole, e mi ha detto che ci faceva la cortesia se potevo dargli da mangiare, e io ho consentito questa sua richiesta, gli ho dato da mangiare, poi mi ha dato un numero di telefono, mi ha detto: me lo puoi fare il favore, me lo puoi dare di nuovo da mangiare un paio quando te lo chiedo. Io nella situazione mia, come mi trovavo io con la famiglia, con due bambini piccoli, uno addirittura malato anche, che forse di autismo, non potevo rifiutarmi a questa richiesta, signor Presidente. Sì, su questo punto sarebbe opportuno che lei precisasse meglio la situazione. Ha quanti figli? Due figli. Non sono domande, ma è un invito ad approfondire questo argomento che riguarda indirettamente il suo status di padre in questo caso. Due bambini ciò, signor Presidente. Uno è malato di autismo, soffre di autismo, di una forma di autismo. E uno era piccolino, c'aveva... Non mi ricordo, lo sai che non mi ricordo di preciso nemmeno, perché sono 2 anni che prendo dei psicofarmaci, poi sono malato grave di una forma asmatica, che quando mi vengono le crisi ho paura di qualche volta di restare. E non mi ricordo di preciso tutto quanto, tutte queste cose. Ah, insomma, torniamo al fatto che gli ho dato da mangiare. Il fatto che le dai il numero telefonico. E che... Io gli telefono tranquillamente, si figuri che ho anche, gli ho dato anche, mi ha detto come chi sei, gli ho detto anche il mio nome in sardo, Francisco, gli ho detto, sono Francisco. Viene che portate a mangiare, tutto qui. Io mi ritengo estraneo, signor Presidente. Sì, aspetti però, avvocato, lei dovrebbe far presente al suo cliente che hanno una certa rilevanza anche i tempi, l'epoca. Ecco. Insomma, di questo... ottobre, mi ricordo ottobre, però di preciso... Sì, mi deve riferire l'anno anche. Io non voglio fare le domande, ma deve essere più preciso. L'anno 1997. Precisato le attività che lui ha svolto
Sì, no, io per favore il telefono di chi? E il telefono che questo cos'è? Un telefono cellulare? Ma lui mi ha detto un numero di telefono cellulare. Non voglio fare domande, avvocato. Un cellulare, sì. Queste dichiarazioni spontanee sì, sono fatte e sono rivolte. Sono fatto, no, ma scusi, signor deputato, nel suo interesse. Sì, sì, certo. Signor Presidente, deve dire sì, queste cose. Signor Presidente, se lei mi corregge io gli dico. No, ma io non posso fare le domande, capisci? Allora, sì, perché sì, sono spontanee. Va bene, mi scusi allora, sarò più preciso, no? Ecco, aspetta, vediamo precisi, allora, le precisi. Mi ha dato questo numero di telefono lui, di un cellulare che c'aveva lui, e mi ha detto telefonami. Beh, mettimi d'accordo quando devo venire a portarmi da mangiare. Ecco. Tutto qui. Sì. Quante volte ha portato da mangiare? Tre volte. Tre volte. Ecco, facciamo nostra domanda. In che periodo? Nel mese di ottobre? Di ottobre, sì. Sì, sì. Io mi ritengo strano, signor Presidente. Avvocato, lei dovrebbe chiedere, riferire al suo cliente, Presidente, guardi, perché è un suo diritto, raccogliamo di dire come ha fatto a trovarlo. È andato in una casupola, no, in una tenda? Allora. Oh. Francesco, siccome dice? Lui lo sapeva dove abitavo io, perché gli ho detto prima che veniva a trovarci in campagna. Era vicino a casa, insomma, e noi abbiamo un podere in campagna, no? E lui è venuto. Io stavo passando con la macchina, come ho fermato la macchina, ho sentito che mi ha un fischio e poi mi ha chiamato per nome. Dove consegnare il cibo? Dove hai consegnato il cibo Giovanni Farina? L'ho consegnato vicino alla casa mia e poi una volta gliel'ho portato più giù, gliel'ho consegnato. Ma senza vedere la capanna, senza vedere la tenda? Quale capanna? Non lo so. No, lui è venuto a casa, no? Io non fa capanna. Non è che gli ho chiesto io, signor Signor, mi ha impedito di fare le domande. Allora, no. Scusi, la facciamo noi. Allora, signor Presidente, e nemmeno voi le potete fare, scusate, sono dichiarazioni spontanee. Signor Presidente, io gli dico, io non è abitudine nostra a dire dove sei e dove non sei. Lui è venuto a casa, mi ha chiesto del cibo. Io gli ho detto, sì, te lo do. Non è capanna, io non ho detto dove sei, dove non sei, dove ce l'hai la capanna. Io non ho detto niente, gli ho dato solo il cibo e basta. Il senso è questo, non l'ha vista la capanna, non ha visto niente, insomma. No, non capisco quale capanna si parla io. Si vede però, avvocato, io mi trovo in imbarazzo, perché le sue sono dichiarazioni spontanee. Già io mi sono permesso qualche intervento per meglio chiarire la sua esposizione, però a questo punto diventa un esame in piena regola. No, Presidente, ha fatto benissimo, guardi, recepiamo tutti i suoi le sue indicazioni e facciamo nostre in qualche modo tutte le osservazioni che si ritengono opportune di sottoporre al chiarimento che Zizi sta offrendo alla Corte, insomma, in relazione alla propria posizione fattuale nella vicenda che gli viene contestata. Quindi se però dobbiamo, avvocato, dobbiamo riconoscere che in questo sistema processuale c'è qualcosa che stride, che non funziona troppo bene. Forse non solo qualcosa. Tenga presente che queste dichiarazioni sono poi in realtà, come vede, assolutamente spontanee, cioè anche la mancanza di precisione nel dettaglio è dovuta al fatto che non sono preparate, che ha passato 2 anni in cura e poi sulla questione della capanna non può rispondere perché lui ha portato cibo alla riva dell'ombrone. Sì, appunto, però lo sta dicendo lei, avvocato. No. Io l'ideale sarebbe sentire lei. Ma non posso, non possiamo. Grazie, Presidente. Come le ho detto io, come un attestato di stima. Come le ho detto io, io non è che gli ho chiesto dove abiti, dove sei, dove non sei. Io questa capanna che sta dicendo lì, io non, sono all'oscuro di. Non so proprio. Lui è venuto a 200 metri da casa mia, gli ho dato da mangiare là. Non potevo rifiutarmi. E per quanto riguarda quell'altra materia concernente, mi rivolgo all'avvocato, non a lei. Per quanto riguarda Moro, Mario. Specifica se tu hai in epoca antecedente al sequestro visto Mario Moro. No, io il Moro l'ho conosciuto, ma sarà nel 2 anni prima di succedere questa faccenda. Comunque a questo punto basta, non possiamo insistere perché altrimenti si snatura il principio delle dichiarazioni spontanee, la regola delle dichiarazioni spontanee. Si può accomodare. Va bene, grazie. Presidente, io chiedo di produrre i verbali di interrogatorio 25 ottobre, 29 ottobre e 30 ottobre dal momento che sostanzialmente le dichiarazioni spontanee significano rifiuto di sottoporsi all'esame. La difesa non si oppone alla produzione degli
interrogatorio di Francesco Zizzi, assolutamente. Anzi, aderisce al pubblico ministero, quindi per quanto possa valere anche il suo accordo delle parti, ai sensi del 493 terzo comma. Grazie. C'è qualche rilievo da parte degli altri difensori? No. Acquistiamo questi verbali. Poi, che possiamo fare ancora, oggi? Dovremmo sentire Broccoli. Signor Broccoli, per favore facciamo in modo però che il signor Broccoli venga direttamente qui davanti a noi. È pallone che è il sistema processuale. È pallone. Nello stesso interesse comma 22 il giudice deve essere di filo, deve vedere gli aspetti favorevoli come anche gli aspetti negativi, non può nemmeno approfondire gli aspetti favorevoli. Ma comunque non è che ho fatto male, chi garantisce di così al momento di fare via tirare sicuramente non potrebbe essere accusato di aver danneggiato i diritti della difesa. No, possiamo essere così, avrebbe negato i diritti della cosa. Non da questa accusa, però... Sì, la mia posizione da banchiero non è tanto brutta. Sono in una fascia che... seguivo. Anche lei ci deve dire come si chiama? Broccoli Osvaldo. Nato? 10-7-59 a Cesena. Dove? A Cesena. A Cesena. Che mestiere è? Disoccupato. Prima di fare il disoccupato? Di essere disoccupato? Fornaio. Fornaio. È sposato? C'è libero. Convive con qualcuno? Con no. Qualche no. Ragazzo? C'ha figli? No. Ha fatto il servizio militare? Sì. A titolo di studio? Licenza media. Licenza media. Ha riportato delle condanne? Sì. Ha facoltà di non rispondere. Vuole rispondere? Intendo rispondere. Pubblico ministero. Senta, signor Broccoli, lei, da quello che mi risulta, nella fase delle indagini preliminari si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Ora intende rispondere. Lei sa di che cosa ho accusato? Sostanzialmente ho accusato del sequestro a scopo di estorsione in danno di Giuseppe Soffiantini e dell'omicidio dell'ispettore Donatoni, oltre ad altri reati, diciamo così, connessi. In ordine a questi fatti, lei si dichiara responsabile oppure no? Sono responsabile nel sequestro di Soffiantini e mi dichiaro totalmente estraneo all'omicidio di Donatoni. Ci vuole dire qual è stato il suo ruolo all'interno del sequestro Soffiantini? Un giorno venne Mario Moro a trovarci e ci disse che c'era un lavoro da fare. Cioè a trovarci che significa? Scusa? A me e Sergio Giorgio. Quindi eravate insieme lei e Sergio Giorgio? Sergio Giorgio. A casa sua? A casa, in un casolare di campagna, sì. Casa sua di Broccoli? Dico. No, di Sergio. Ah, a casa di Sergio. Viene Mario Moro, dunque? In poche parole ci disse che c'era un lavoro da fare nella zona di Brescia, una rapina. E andammo su a studiare questo lavoro. E di che lavoro si trattava? Una villa che ci fece vedere dove c'era una persona che ci dava le indicazioni. Non può essere più specifico? Raimondi. Sì. E indicazioni su che cosa? E come era messa la villa, che questo signore era facoltoso, che aveva soldi, che in casa, tutte queste faccende qui. Al che iniziamo a... Che in casa, scusi, non ho capito. Che aveva soldi, in poche parole, soldi, gioielli, tutte queste cose qui. Sì. Al che iniziamo a studiare il lavoro per poterlo portare avanti. Poi col tempo subentrò anche Mastio. E poi dalla rapina si buttò la battuta che in caso che non si fossero trovati i soldi si faceva un sequestro. Sì. Noi non eravamo in condizione, io e Sergio, di portare avanti questo discorso, comunque Moro si prodigò per trovare eventualmente, se si faceva il sequestro, di consegnarlo a delle persone. Sì. Io non l'ho sentita. Se si faceva il sequestro? In caso che si facesse il sequestro, non la rapina, che portassimo via insomma Soffiantini per consegnarlo a queste persone che l'avrebbero gestito. Così dice Moro? Sì. E dice Moro e poi dopo si attuò così in poche parole.
Senta, vuole scendere un po' più nello specifico, perché dovrebbe dirci quando è che venne fatta questa indicazione del sequestro, da chi venne fatta, quali erano le modalità con cui fare questo sequestro. Insomma, ci deve dare un qualche particolare in più, lei capisce? Una sera, mentre dopo che eravamo stati a controllare la villa di Sofiantini, ci siamo riuniti tutti assieme, che c'eravamo io, Moro, Sergio, Mastio e Raimondi, sì, mi sembra vicino a una chiesa, non lo so, nella zona, sì, e lì si parlò e sì, venne fuori fatto questo discorso. Ecco, venne fuori che significa? Lo propose Moro, lo propose lei, lo no, propose io Sergio? Io non lo proposi, neanche Sergio, di preciso non lo so, ma comunque penso che venne proposto da Mastio o da Moro. E voi foste d'accordo su questa ipotesi? Eravamo d'accordo, ma noi eravamo convinti, su indicazione, proprio perché il Raimondi era talmente certo che c'erano i soldi, che non eravamo contrari, diciamo. Sì. Pensavamo neanche che si potesse fare poi nell'ultimo. Sì, ma lei capisce bene che i due piani criminosi, rapina o sequestro, hanno delle modalità giusto, sono completamente diverse, no? Giusto, giusto. Dato che noi stavamo studiando per fare la rapina, sì, in caso che se non fosse, non avessimo trovato quello che ci aspettavamo, si sarebbe portato via. Automaticamente il Moro preparò, in caso se prendevamo sullo stagio, se portavamo avanti il sequestro, a chi consegnarlo. Ecco, quindi diciamo che quantomeno c'erano due piani operativi, entrambi attuabili. Sì, sì, si andava a fare la rapina se non si trovavano quello. Però che il piano del sequestro era pronto. Non ho capito, scusa. Dico, abbiamo detto prima che le modalità operative di una rapina sono diverse da quelle del sequestro, no? E lei è stato d'accordo su questo? Sì. Oh. Poi io le ho detto, naturalmente non è che si possa tramutare in sequestro una rapina seduta stante, il piano doveva essere comunque attuabile, allora, il piano del sequestro. Giusto, ma però una volta che entri in casa, che prendi le persone, se non trovi quello che è, ti lo prendi e lo porti via, se hai preparato. Diciamo, appunto, questo le volevo dire. Ma di fatto ho detto, Moro si prodigò a trovare le persone a cui consegnarlo. Okay. Senta, a un certo punto Moro vi disse di aver parlato con le persone che potevano tenere il sequestrato? Sì, sì, sì. Vi fece i nomi? No. No. Vi disse se erano sardi, se erano calabresi? Amici suoi. Disse solo amici? Amici suoi. Vi disse se erano latitanti? Di conseguenza noi pensavamo che erano sardi. No, lasci perdere quello che pensavamo. Le disse se erano latitanti? Non avevano problemi a stare in campagna a tenerle, noi pensavamo che erano latitanti, e poi da quel momento, quanto se ne è parlato poi in futuro, si parlava di latitanti. Poi lui non è si parlava di latitanti. Senta, si stabilì anche quale fosse la quota che doveva andare ai latitanti? Sì, dopo, una volta che è stato sequestrato, è stabilito. Non prima? No, 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 no. Dopo, cioè, i latitanti al buio prendevano un sequestrato senza sapere. Evidentemente erano trattative che aveva fatto con queste persone lui. Dopo ci mise al corrente. In poche parole, avremmo preso il 40% noi e il 60% a chi gestiva, diciamo, Sofiantini, e che dovevano fare tutte le trattative per prendere i soldi, tutte queste cose qui. Ho capito. Senta, le armi di chi erano? Io avevo una 357 personale, il Sergio una 9. Scusate, siccome la Corte forse non è ben informata sul tipo delle armi, allora se vuole di nuovo ripetere... Io avevo una 357. Cosa vuol dire 357? È il calibro della pistola, una tambura. È un revolver? Una tambura, un revolver. Sì. Quindi un revolver. Una tambura. Il Sergio aveva un bifilare 9, semiautomatica, automatica. E il Moro aveva sempre un bifilare, adesso non so che calibro era, comunque una 9x19, 9x21, comunque di preciso non lo so, era sempre un bifilare. In più c'era un mitra che l'aveva messo a disposizione il Moro. Mitra o fucile d'assalto? Un Kalashnikov comunque. Questo Kalashnikov era di Moro, di Sergio, era di Mastio, di chi era? Di Moro, di Moro. Di Moro. Senta, Sergio Giorgio aveva altre armi a disposizione? Sì, sapevo che aveva altre armi, poi non sapevo in che punto le teneva. Dunque, avete fatto diversi sopralluoghi alla villa di Sofiantini? Sì. Se ci dice quanti, in che periodo? Di preciso non lo so. Vabbè, più o meno uno, due, dieci?
7-8 forse, 7. Non lo so di che circa. Sempre queste 5 persone di cui ha parlato prima? All'inizio andammo su io, Moro e Sergio, e lì c'era Raimondi che ci aspettava da una parte. Sì. Penso che facemmo un paio di controlli, poi dopo subentrò anche Maschio. Senta, lei o qualcuno di queste persone ha seguito i familiari di Soffiantini? No. Noi siamo andati solo esclusivamente dentro la villa e controllavamo dal parco i movimenti della casa. Abbiamo visto più di una volta uscire un ragazzo che poi dopo c'era stato riferito che era il figlio, forse non era il figlio, comunque era in divisa, l'abbiamo visto diverse volte anche. Era in divisa da militare? Sì, da militare. Senta, veniamo alla sera del 17 giugno, ci vuol dire che cosa succede il 17 giugno? Niente, arriviamo, vediamo una finestra che si affaccia sul cortile che dà sulla strada, diciamo, sì. E ci infiliamo in casa. Adesso non ricordo con quale successione siamo entrati, comunque io entrai per ultimo. Sì. E c'era, mi sembra, Soffiantini che stava mangiando un'anguria. Sì. Fu bloccato e cercammo in casa se c'era qualcun altro. Chi è che bloccò Soffiantini? Mi sembra Moro. Cioè, o Moro o Sergio, perché io entrai per ultimo. Comunque sì. Nell'ultimo mi sembra che rimase uno di noi lì, non io, e andammo a cercare per la casa se c'erano altre persone. Sì. E avete incontrato la moglie? No, di Soffiantini? Non l'abbiamo trovata, in poche parole. Poi dopo Soffiantini la chiamò, che era sì. Da una parte. E che succede? La prendiamo, la blocchiamo anche alla signora. Ecco, materialmente chi bloccò la signora? Non lo so, non mi ricordo questo. Non si ricorda. Chi le ha messo il fil di ferro alle mani e ai piedi? Moro, dopo di sotto, dopo che eravamo stati nella, diciamo, nella camera blindata, nel cavù, non lo so, la manettò e poi siccome avevamo anche del filo, di filo di spago. Siccome, di spago o di ferro? Spago, ferro. Intendo, no, spago no, no, ferro, intendo ferro. Il filo di ferro. Siccome, e chi ce l'aveva questo filo di ferro? Era stato portato perché avevamo due sì, manette. Ma chi ce l'aveva? Moro ce l'aveva. Oh. Cioè, avevamo portato due manette e questo filo di ferro perché non sapevamo quante persone c'erano, al che poi dopo l'adoperata l'ha legata anche. Senta, qualcuno di voi prelevò qualche oggetto dalla casa di Soffiantini? Mi sembra Sergio che prelevò sciocchezze perché... E quale fu la ragione di questo? Perché all'inizio cercavamo i soldi. Ho capito, ma poi lei dice che sono state prese delle sciocchezze. Evidentemente non trovandolo, lui le aveva messe in qualche busta e poi a quel punto sono state portate via ugualmente. No, ma io le ho fatto un'altra domanda, ho detto, soldi non ne avete trovati, oggetti preziosi sembrerebbe... Cioè, l'unico che ha trovato qualcosa mi sembra che è stato Sergio, e lui quanto trovava è normale che metteva dentro una busta. Sì, ma se erano sciocchezze a che servivano? Beh, evidentemente non sapeva ancora se trovava tanto o poco, quello che trovava raccoglieva evidentemente. Va bene, poi cosa succede? E poi si esce e Moro e Sergio vanno in fondo al parco, tagliano la rete e poi dopo li raggiungo anch'io e andiamo verso l'auto. Senta, un passo indietro, qualcuno ha minacciato di ferire la moglie di Soffiantini con una pistola? Può darsi. Non può essere più preciso se l'ha fatto lei o qualcun altro? Non ricordo, però è facile che sia successo per cercare di trovare questi soldi. Senta, chi è che disse a Soffiantini di mettersi le scarpe o di procurarsi comunque delle scarpe? Penso Moro, penso. Non se lo ricorda? No, perché io ero in giro per la casa, cercavo la cassaforte e roba del genere. Va bene, andiamo avanti. E arriviamo all'auto e poi dopo ci fa la staffetta sia Maschio e Raimondi. Entriamo nell'ingresso dell'autostrada, ma Raimondi si ferma, vende il cellulare che aveva, che era il mio, che gli era stato dato, e poi partiamo e andiamo verso la Toscana. Dove muovo? Poco prima mi aveva detto, in caso se succedeva qualcosa, che dovevo andare... Perché io non lo sapevo dov'è che dovevamo consegnarlo. Sì. Non lo sapeva neanche Sergio. Sì. Chi lo sapeva era Moro e Maschio.
che ci aveva detto che era stato alcuni giorni prima a portare da mangiare queste persone che erano vicino a Arezzo, in poche parole. Vicino? Arezzo, al casello di Arezzo. Sì. E mi spiegò dove era. Chi è che aveva portato da mangiare? Non ho capito. Moro e Mastio. Moro una e busta, Mastio. Qualcosa, non lo so. Questo ve lo disse Moro? Sì, sì. Dunque arrivate dove precisamente? Arriviamo poco prima di quest'uscita di Arezzo e ci infiliamo in questo parcheggio. Lì arriviamo in fondo a questo parcheggio che era grande, e la macchina si ferma al buio, scendiamo e lì vengono su dalla scarpata due persone col volto travisato, robuste, e si portano via Soffiantini. Lasciamo le armi che avevamo, tutte a loro. Io prendo la macchina. No, scusi, mi perdoni, non ho capito. Le armi le lasciate a loro? Sì, sì, tutte a loro. Cioè a loro i latitanti? A queste due persone. Sì, insomma, a queste due persone. Prendo l'auto e, dato che Moro mi aveva spiegato che come uscivo dal casello dall'autostrada, dovevo girare sulla sinistra e poco più avanti c'era un pilone della luce, una centralina della luce, e lì c'era un parcheggio. Comunque c'era Mastio che mi aspettava, che l'avrei dovuto lasciare la macchina, e Mastio mi avrebbe raccolto e siamo rientrati dentro l'autostrada. Dalla parte opposta c'era un altro parcheggio, lì abbiamo raccolto Sergio e Moro. È morto. E poi siamo tornati a casa. Ho capito. Senta, nel periodo, diciamo, della prigionia di Soffiantini, lei ha avuto un ruolo, intendo dire, da questo momento fino grosso modo all'ottobre del 97? No, non ho avuto nessun ruolo. L'unica ha cosa avuto notizie che di quello che succedeva? Sì, Moro ci metteva sempre a conoscenza. Ecco, sostanzialmente che vi dicevo? Sostanzialmente, addirittura una volta due ci fece vedere le lettere che erano fatte, mi diceva, da Soffiantini, queste cose qui. E mi disse la richiesta di riscatto che era stato fatto, e si prodigò a cercare, diciamo, delle medicine, perché dai quotidiano ha letto che c'era Soffiantini che stava male, che anzi disse che era una cosa semplice che si trovava da tutte le parti, costavano poche migliaia di lire. Questo le procurò sempre Moro le medicine? Sì, sì, Moro. Senta, circa i percorsi da fare per il pagamento del riscatto, lei che cosa ci può dire? Verso settembre venne sempre Moro, ci disse che la settimana dopo queste persone dovevano andare a ritirare i soldi. E queste persone che significa? I latitanti? I latitanti, sì. Dovevano andare a ritirare i soldi e quindi dovevamo liberare l'ostaggio. Sì. Noi ci siamo anche un po' rimasti, perché noi pensavamo, da come era stato detto, che il nostro compito era finito. Sì. Comunque abbiamo detto va bene e siamo andati sempre nella zona di Arezzo, vicino proprio all'uscita dove avevamo lasciato Soffiantini, e che lui ci disse che ce l'avrebbe portato in moto lì vicino, ci fece vedere un punto così. Poi dopo quell'abboccamento so che non andò in porto, che Moro ci riferì che queste persone che avevano visto che erano seguiti dalla polizia da Bavaria. Il cosiddetto primo percorso. Sì, parlò che era in Alta Italia, Piemonte, queste cose qui. Sì. Ecco. Senta, ma Moro vi disse che aveva predisposto il percorso che le persone degli emissari dovevano fare? No, ci disse che era in Piemonte. Disse che queste persone, se la sbrigavano queste persone, che comunque era in Alta Italia. Oh. Vi disse Moro se all'appuntamento con gli emissari ci sarebbe andato lui, lui, i latitanti? Non diceva che ci sarebbe andato lui, disse che queste persone, i latitanti, che ci avrebbero pensato loro. Cioè i latitanti sarebbero andati all'incontro con gli emissari, questo disse quello Moro. Che diceva Moro. Poi vi disse che il percorso non aveva avuto esito? Sì, ci disse che non aveva avuto esito in quanto erano seguiti, che gli domandai, ma sono persone esperte, quindi... Così. Poi che succede? Poi succede che ci tira fuori che voleva provarci lui e ci coinvolse anche a noi di andare a questo appuntamento che c'era poi, mi sembra, il 6 ottobre.
Cioè, mi disse che ci voleva provare lui. Ci voleva provare lui, che questi avevano lui a delle difficoltà, sì, che avevano delle difficoltà così, che poi insomma ci voleva provare lui e ci coinvolse a noi, questo fatto, ecco. Di andarci. Quando dice ci propose a noi, intende dire a chi? A me, Sergio e a Mastro. E chi è che studiò il percorso diavolo abruzzese? Sempre Moro, ha detto che lo conosceva già questo qui, lui diceva che ci aveva avuto a che fare in passato. Dunque, nel primo percorso lei che cosa ricorda? Che cosa ci può dire? Poche parole, siccome io non c'ero mai stato in questo percorso, Moro dette l'indicazione a me e a Mastio, perché dovevamo portare dei viveri, qualcosa da mangiare. Ci spiegò la zona, ci disse che una volta uscita dal casello di Carsoli, non mi ricordo adesso il nome, comunque dovevamo girare sulla destra e andare verso un altro paese, e poi ci sarebbe stato un paese, penso io, freddo, che dovevamo andare verso di lì e nascondere in un punto, che c'era un ponte del cavalcavia dell'autostrada, e per lasciare, diciamo, i viveri. Così imparavo a vedere anche la zona anch'io. Infatti, e questo andammo, avete fatto? Sì, sì, andammo e chi? Lasciamo, sì, diciamo, questi viveri. Andammo, scusi, chi andammo? Io e Mastio, sì, io e Mastio. E lasciamo le borse con questo un po' da mangiare e poi tornammo mi sembra dopo un paio di giorni, e sempre che ci trovavamo al casello di Orte, io, Mastio, Sergio e Moro. Io, Sergio, assieme in auto. Sì. Moro venne con l'auto sua e lì c'era Mastio che ci aspettava, ci raccolse in macchina e ci lasciò sull'autostrada. Noi saltammo giù dall'autostrada e andammo lì dove c'erano questi vini. Senta, ci dice un po' queste macchine quali erano? Non vorrei confondermi, ma quella volta lì era la macchina di Sergio, io andai con la macchina di Sergio, o con la mia, l'Opel o una Fiat Uno. Quindi l'Opel Astra oppure la Fiat Uno? O la Fiat Uno, non vorrei confondermi. Invece Moro? È l'Audi. L'Audi nera? L'Audi nera, sì. Dunque, questo percorso ha qualche esito o non succede niente? Io mettiamo sul segnale che deve fermare, che aveva preparato tutto lui, sì, e nell'ultimo arriva questa auto, la fermano, e questi qui in poche parole lasciano, invece dei soldi che dovevano lasciare, lasciano un biglietto dove parlava di contemporanea, rilascio contemporaneo, dell'ostaggio per il pagamento, alla prova che Sofiantini fosse vivo. Senta, lei quando si verifica questo contatto tra, ora vediamo chi e gli emissari, dove si trovava? Penso a 7-8 metri da Moro. Quindi era Moro che aveva contatto anche verbale con gli emissari? Sì, è stato Moro. Si sono scambiati delle parole, delle frasi? In poche parole, dato che questi qui stavano tardando ad andare sotto il segnale luminoso, e Moro gli gridò di andare sotto il segnale, guardate sotto, in poche parole. E questi risposero, vi lasciamo un biglietto, non sparate, qualcosa del genere. Poi che succede? Questi vanno via, noi andiamo a raccogliere questo biglietto e poi ce ne andiamo. Rifacciamo la strada e si viene a raccogliere Mastio sull'autostrada sempre. Senta, questo biglietto che diceva? Poche parole, che volevano la prova in vita di Sofiantini e che volevano uno scambio in contemporanea, qualcosa del genere. Ricevuto questo biglietto, che cosa decidete di fare? Siccome pioveva quella notte, roba del genere, io e Sergio siamo partiti per tornare, diciamo, a casa. Dopo che ci ha raccolto siamo andati a Orte, abbiamo ripreso le nostre auto e io e Sergio andiamo a casa. Sì. E poi Moro e Mastio sono andati via ognuno per l'auto per conto suo. Dopo un paio di giorni si è rifatto vivo Moro, sì, un giorno o due, adesso non lo so. Vabbè. E comunque disse che era stato da chi la teneva, da questi, diciamo, latitanti, sì, e che dietro questo biglietto si era fatto scrivere a Sofiantini, in poche parole dava la prova che era vivo, e che aveva già una lettera dove aveva già dato per fare un altro, diciamo, appuntamento. E
Lei l'ha vista questa lettera? Sì, all'incirca ci ho dato una mezz'occhiata, comunque non è che ci ballavo molto, tanto faceva male, bene male faceva lui. E ricorda più o meno il contenuto di questa lettera? Contenuto, mi sembra che c'era su Fiantini che si lamentava con la famiglia, non lo so di preciso, e mi sembra un accenno a Vigna, qualcosa del genere, poi dopo di stare attenti di non fare gli scherzi, qualcosa, insomma, se no ci divertiamo, qualcosa del genere. Cioè che non doveva venire la polizia? Polizia, sì, ma tanto era scontato che la polizia non veniva, perché eravamo talmente sicuri che... la polizia non c'era, perché avevamo già fatto l'abboccamento, diciamo, una volta prima noi. Dunque che cosa succede in preparazione? Succede che noi non è che ci vogliamo andare, perché in fin dei conti non tocca a noi. Poi Moro insiste, se no si doveva trovare qualche altra persona, in quanto diciamo che il primo abboccamento, quello che avevamo fatto noi, diciamo, sì, quello lì, non era andato in porto per colpa sua, in quanto non aveva fornito la prova, tutte queste cose qui. E quanto dice che ti coinvolge altre persone, noi a sto punto diciamo non ci sta bene, andiamo. Poi dopo cosa tira fuori? Moro tira di portare fuori portare le armi. Sempre Moro lo dice? Sì, sempre Moro. Insiste di portare le armi, noi non ci sta bene, non riusciamo a capire il motivo. Poi dopo arriva anche Masti in questa discussione, siamo bene o male tutti contrari. Poi nell'ultimo dice, tanto Mastio le porta, che cosa vi interessa se le porta Mastio, tanto essere sulle montagne con le armi e non averle non cambia niente, tanto. Le doveva portare Mastio, è finito lì. Difatti Mastio poi le portò. Ecco, veniamo a questo punto. Era programmato un vostro incontro, in che giorno, dove? Dove? Cioè si doveva seguire il percorso degli emissari, mi pare di capire, no? Quando siete andati sul posto dove presumevate di poter fermare gli emissari? La seconda volta? Sì, la seconda volta. Ci siamo andati, mi sembra, 2 o 3 giorni prima. Quindi 2 o 3 giorni prima del 17? Sì, e mi sembra il 15 o 14, penso il 15, dopo non lo so, 2 o 3 giorni prima. Comunque. Lei ci è andato da solo? No, ci siamo andati... Masti ha portato le armi e le ha lasciate, diciamo, armi e viveri da mangiare, le ha lasciate nello stesso punto dove ci eravamo andati la volta precedente. Assieme a me. Così, giusto per sapere dove erano. E poi dopo il 15 siamo andati, io e Sergio con l'Opel siamo andati giù a Otte. Lungo il tragitto abbiamo incontrato Moro che veniva giù con l'Audi e ci siamo incontrati sempre a Otte. Sì. Quindi avete lasciato le macchine lì? La macchina a Otte, sì. Poi come siete andati sul posto? Siamo saluti sul golf di Mastio e ci ha lasciati il solito tragitto, saltati giù dall'autostrada e siamo andati lì. Arrivati nel posto avete trovato armi e viveri? E subito non ci siamo andati, abbiamo controllato un po' la zona per vedere dove fermare, diciamo, l'auto, gli emissari. Sì. Abbiamo guardato un po' la cava, poi nell'ultimo abbiamo deciso, diciamo, nel punto poi dove è stato fatto. Sì. Poi siamo andati a recuperare sia le armi e i viveri e poi ci siamo accampati, diciamo, sulla montagna lì di fronte. Quindi eravate voi tre, insomma, sì. Cioè Broccoli, Sergio e Moro. Sì. Come vi siete divisi le armi? Ah, io ho preso il 357, sì. E Sergio si è preso il 9 e Moro si è preso il Kalashnikov. Ecco, mi faccio capire una cosa, ma queste erano le stesse armi, allora, del sequestro? No, no. Col tempo, in agosto mi sembra, Mastio ci riportò il 357, la 9 e penso anche alla pistola di Mario. Il Kalashnikov invece no. Al che dopo Moro disse, la volta che si parlava di portare le armi, disse di portare le armi e Sergio disse che disponeva lui e tirò fuori un Kalashnikov. Però Moro disse, le cartucce le porto io in quanto vedo che le vostre armi le avete così buttate, messe male, in poche parole, e portò le cartucce Moro. Allora, vediamo se ho capito. Le armi corte erano quelle date ai latitanti e poi restituite. Sì. Invece il Kalashnikov era stato fornito da Sergio Giorgio. Sì. E con lei due caricatori. Due caricatori. E due caricatori. Sì, ma i due caricatori li ha portati Sergio o invece... Sergio sempre. E le cartucce? Moro. Le cartucce no. E lei era armato con questo revolver 357.
Veniamo ora al 17, che cosa succede? Succede che andiamo a postare, diciamo, il segnalatore. Chi ci va a postare? Io e Moro, Sergio rimane un po' più indietro. Posizioniamo, su in alto di fronte c'è un cimitero, sì. E ci mettiamo in questo cimitero. Tutti e tre? Tutti e tre. Ci dica, in quel momento lei era armato sempre con questo 357? Sì, sì. Moro che cosa aveva? Il Kalashnikov, sì. Il Kalashnikov. E Sergio? E il 9, calibro 9. Vada avanti. Allora, Moro e Sergio si mettono, diciamo, sopra dei tombini. E sopra? Dei tombini, non so, il tetto di dove c'erano dei tombini, non so come si chiama. Tombini o tombe, non ho capito. Non so di preciso come si chiama, comunque. Le cappelle dove ci sono, sì, morti, certo, dentro. Sì, giusto, giusto. E, io sto in basso, diciamo di fronte, che c'è un muro, che il cimitero è diviso in due parti, una parte alta e una più bassa. E ogni tanto andavo a fare un giro nel cimitero per vedere fosse, diciamo. Scusi, la strada dove stava? La strada? La strada è giù sotto, si vede, sì, sotto. A che distanza? Penso in linea d'aria, 300-400 metri in linea d'aria. Mm. Senta, lei aveva anche un binocolo? No. Qualcuno di voi aveva un binocolo? C'era un binocolo infrarossi, almeno così, dice infrarossi, che sì, infrarossi che una volta ce l'aveva fatto vedere Moro nel suo capannone di casa sua. Quindi ce l'aveva Moro questi infrarossi? No, no, adesso di preciso non lo so, penso Sergio. Non lo so, comunque Moro aveva un altro binocolo personale, piccolino. Chi questo? Moro. Mi sembra. Dunque state su questo cimitero, poi che succede? Succede che a un certo punto mi dicono sono arrivati. Mm. Io sempre in basso, che non potevo vedere, diciamo, perché c'era questa cappella e più c'era un muro, poi c'era delle cose, insomma non vedevo niente. Mm. E passa del tempo, Moro mi dice vai. A lei? Sì, a lei. E io prendo, vado, scavalco un cancello di ferro sulla mia destra e inizio a scendere. Mm. Al che mi raggiunge Moro di corsa e mi dice dai sbrigati, che questi qui hanno lasciato le borse sul ciglio della strada e se passa una macchina le vedono. Mm. Perché noi avevamo lasciato il segnalatore e da una parte ci avevano lasciato una fettuccia bianca e rossa che portava in mezzo a dei cespugli che era, diciamo, non alla vista della strada. In poche parole, arriviamo giù di corsa, attraversiamo la ferrovia e andiamo verso la strada. Mm. E come saliamo sulla scarpata della strada che c'è il guardarail, arriviamo io e Moro assieme, automaticamente Moro si ferma, io salto il guardarail e inizio a correre verso le borse. A quel punto, lei era davanti o dietro a Moro? No, come siamo arrivati al guardarail eravamo pari. Pari. Poi Moro è rimasto lì e io ho iniziato a correre, diciamo. Moro era vicino a un lampione della luce più o meno, come questo non mi ricordo. Non se lo ricordo. Come in poche parole lì c'era la curva della strada. Esatto, la curva in salita, diciamo. Sì, in salita, ma non mi ricordo se c'era un lampione o no. Mm. Comunque lascio Moro lì e inizio a correre verso le Quindi borse. Lei attraversa la strada? Inizio. Nel frattempo che sto correndo, non so quanto ho fatto, 10 metri forse, non lo so di preciso, sento una serie di colpi. Perché io mi sono bloccato di scatto, ho preso paura, pensando che stessero sparando me, l'ho girato di scatto, sono caduto, mi sono rialzato e sono andato, diciamo, dal lato opposto della strada che eravamo venuto. Mm. Lì nel frattempo è arrivato Moro di lì, ci siamo incontrati, siamo riscesi, ci siamo messi verso i cespugli e io ho detto che è successo. Lui mi dice c'è qualcuno. Mm. E io gli dico, ma come se c'era qualcuno? Se qui c'era qualcuno, se per sbaglio era una trappola, a me mi avrebbero preso in quanto io l'ho scoperta. Sì. E mentre stiamo facendo questa discussione, eravamo di lato così, lui mi dice, guarda che c'è una luce, dai, c'è qualcuno, andiamo via. Prendiamo e andiamo via a quel punto, perché Moro si era fatto convinto. E non aveva più il calasmico, ha detto che era caduto o scivolato, l'aveva buttato, non ho capito questo. Mm. E iniziamo a riprendere la scarpata, andare su. Incontriamo Sergio dopo il cimitero e da lì ci rimettiamo verso la montagna, dato che noi avevamo dei zainetti e non li avevamo più col mangiare, queste cose le avevamo lasciate, diciamo, in mezzo dei cespugli, cercavamo di recuperarli. Mm. E a quel punto abbiamo iniziato a vedere
bengala, abbiamo sentito dei colpi, insomma, sentivamo l'elicottero che arrivava, tutte queste cose qui, e abbiamo mollato tutto senza cercare di recuperare e siamo scappati. Senta, Moro le disse se aveva sparato? Sì, lui ha detto. No, non ho capito. Sì, lui sì. Ha detto. Perché io quando gli ho chiesto cos'è successo, ho sparato perché ho visto qualcosa muoversi, c'è qualcuno. Senta, poi che cosa succede tra questo momento e il 20? Questo momento e il 20 iniziamo in mezzo ai campi, la notte camminavamo e durante il giorno ci riposavamo. Ci sono state telefonate? Sì, il Moro so che telefonò alla moglie o la moglie telefonò a lui, adesso non lo so di preciso perché durante il giorno cercavamo di riposare, uno si metteva da un cespuglio nell'altro, comunque so che mi disse che aveva subito una perquisizione a casa, queste cose qui, e che poi cercava di far prendere la macchina, l'auto e basta. L'Audi? Sì. Senta, ma il problema di uscire dalla zona come lo affrontaste? Siccome d'accordo sempre con Master, lui ci doveva venire a recuperare, no? E quella sera mi sembra, no, prima fece una telefonata diciamo a queste persone che dicevano, dovevano avere Sofiantini, disse, adesso non lo so di preciso cosa gli disse, comunque disse peggio, qualcosa del genere, presenza l'altra volta peggio, in poche parole. Cioè telefonò ai latitanti e disse è andata peggio dell'altra volta, andato più o meno. Qualcosa del genere. E con Mastio, mi sembra che forse Masti ha telefonato lui o lui ha telefonato Masti, adesso non lo so. Vabbè. E gli disse telefonami domani, ci sentiamo domani, qualcosa del genere. Il giorno dopo lui prese appuntamento con Mastio e comunque noi andammo al posto che gli aveva indicato del telefono e aspettammo e Mastio non si fece vedere. Andammo via, la mattina dopo Mastio si fece sentire di nuovo e disse, Mori disse, beh cos'è successo, mai pieno di posti di blocco o qualcosa del genere. In poche parole preso l'appuntamento anche per la sera che era il 19 o non si è capito o non si sono trovati, non lo so, anche noi andiamo all'appuntamento neanche quella sera lì muovo Mastio non viene. Parliamo del 19? 19 sì. E il 20 mattina a un certo orario si fa tardi e Mastio non si fa ancora sentire. Perché lì si inizia a preoccupare, noi dovevamo andare via a tutti i costi da quella zona perché non sapevamo cos'era successo, ma poi capivamo che era successo qualcosa perché le ricerche erano insistenti da tutte le parti. Allora in poche parole mi sembra che Moro riceve una telefonata, poi telefona e poi telefona anche a Piero Serra perché noi in qualche modo dovevamo andare via. Ma perché... so che gli dà un appuntamento sì, per pescare. No, si fermi un attimo. Lei ha detto Piero Serra, ma perché è una persona che lei conosce da tempo? No, io conosco Piero da diversi anni, ma poi il discorso è questo, che lì, mentre lì non sapevamo come andare via, arriva una telefonata e si parla, e gli domanda in poche parole se può fargli una cortesia a uno. Questo qui non può fargliela, automaticamente, lì decidiamo, oh, qui come facciamo, dobbiamo andare via a tutti i costi, e lì si è parlato, ma è a provare con Piero, prova con Piero. E i contatti con cioè Piero? Lei a suggerire proviamo con Piero? Si è parlato lì, in poche parole non sapevamo come fare per andarcene via, dovevamo trovare qualche sistema, e capivamo che la cosa era pericolosa. E dato che Mastio non si faceva sentire, eravamo disperati in poche parole. Senta, ma con Piero ci ha parlato lei o Moro? No, Moro. Perché pure Moro era in contatto con Piero? No, non è che eravamo in contatto. Cioè, lì è stato pensato di... Di cercare aiuto, in poche parole, qualcosa. Ma questo significa che lo conosceva da prima, però. Chi? Moro. Moro, sì, che lo conosce Serra. E in poche parole so che gli telefona e gli dà un appuntamento per Scala. Gli ha dato un appuntamento per Scala perché non poteva farlo, dirgli il posto, indicargli dove eravamo, per il semplice discorso che... sapendo e capendo che era successo qualcosa, non volevamo che magari per televisione o per radio o per giornale che lui avesse letto qualcosa e poteva capire quello che era successo e si sarebbe rifiutato. E allora gli ha dato un appuntamento per Scala, che poi una volta che si sarebbe venuta per Scala
gli avrebbe fatto prendere l'autostrada all'Aquila Roma e a un certo punto l'avrebbe fermato. In poche parole ha fatto compiuto, l'avrebbe fermato, che poi dopo ci avrebbe parlato lui con... Ho capito. Cioè, se ho capito bene, vediamo se ho capito bene. La richiesta sarebbe stata a Serra di arrivare fino a Pescara. Io, per quello che ho sentito, gli ha detto che aveva bisogno di una cortesia, di una gentilezza, qualcosa del genere, e gli ha detto portiti a Pescara, qualcosa del genere. Cioè, questo è quello che gli ha detto. Però noi sapevamo che una volta che lui si faceva portare fuori dal casello dell'autostrada di Pescara, gli avrebbe telefonato di nuovo, gli avrebbe detto prendi l'Aquila a Roma, e poi dopo un tot di tempo, non lo so, gli avrebbe detto fermati tot chilometri, cioè ha fatto compiuto tutto questo. Cioè l'appuntamento non era immediato sul posto dove trovavate, ma era mediato attraverso Pescara. Per il semplice fatto, perché se gli dicevo un fatto del genere poteva capire che era successo qualcosa, o poteva aver sentito anche per quotidiani questi discorsi qui, e poteva rifiutarsi. In poche parole, lo faceva andare, una volta che era lì lo faceva spostare, ha fatto compiuto e diceva fermati. Vabbè. E ci avrebbe trovato lì, dopo gli avrebbe parlato lui, non so, ha detto ci penso io, poi dopo parlargli con lui, tutto questo discorso qui. Ok. Va bene, andiamo avanti. Poi che succede? Dopo queste telefonate? Dopo questa telefonata telefona Mastio. Sì. Mo' so che si arrabbia un po' e dice insomma vuoi venire a prendere o mi devo trovare qualcuno? No, vengo. Va bene. Allora a quel punto ha dato appuntamento a Mastio. Passa del tempo, qualche ora, telefona a Piero Serra e gli dice guarda ho già fatto grazie, basta. Andiamo all'appuntamento, Mastri si raccoglie, e entriamo in un tunnel e poi dopo è successo una gran botta, accecanti, non lo so, poi dopo non ci ho capito più niente, mi sono trovato in caserma in poche parole. Cioè l'episodio diciamo della galleria, lei non è in grado di ricostruirlo completamente? Io so solo che mentre stavamo andando ho sentito una gran botta. No, dica dove stava, seduto? Allora io quando entrammo in macchina, io entrai per primo e mi misi dietro il sedile di Mastri. Mo Sergio si mise a fianco a me di dietro e davanti c'era Moro. La macchina partì, fece 700-800 metri, e sentì un gran botta accecante, non lo so neanche io, in poche parole poi mi sono trovato ammanettato per terra, svestito perché mi avevano tolto degli indumenti, perché io avevo una tuta mimetica, un maglione viola, queste cose qui, e so che sono arrivato in caserma che avevo il pantalone di una tuta e della tuta mimetica, e forse una maglietta di lana tipo canottiera, ma... Cioè lei aveva due pantaloni, mi per dire. Io avevo una tuta e sopra la tuta mi avevo messo una tuta mimetica. E sotto la tuta mimetica avevo il maglioncino di viola, un maglioncino con degli stemma, che ho sentito poi qui di battimento che era per terra, evidentemente me l'ha tolta lì. E avevo una canottiera che non mi ricordo una volta che sono arrivato in caserma se ce l'avevo o non l'avevo, ma non lo so dopo di preciso. Va bene, grazie Presidente, non ho altro domande. Sì, Presidente, qualche precisazione. Parte civile. Parte civile verso Sostiantini. Sostiantini, sì. Lei ha detto che avete fatto alcuni sopralluoghi presso la villa di Manerli. Qual era lo scopo? Cioè, che cosa dovevate accertare, vedere? Per apprendere come fare l'azione, agire. Sì, ma vi è stata anche una divisione dei compiti nell'ambito dell'azione, di prelevamento del Sostiantini? Cioè, lei aveva un compito assegnato? Compito assegnato, entravamo in casa e una volta bloccato cercavamo i soldi, cioè il compito, non è che sia un compito. Lei non aveva per esempio il compito di bloccare qualcuno oppure di andare a prendere i soldi oppure è stato estemporaneo? Una volta che si entra in azione, se incontri una persona la blocchi e se non la incontri cerchi i soldi. Cioè una cosa... Allora ci dica cosa ha fatto lei in particolare? Sono entrato per ultimo. Sì. E quando sono entrato Sofiantini quando lei è entrato Sofiantini era già bloccato, io sono entrato da chi abbiamo detto, da chi? Non lo so, da Moro o da Sergio, adesso non lo so. Eravate travisati? Sì, certamente. E allora? E quando sono entrato era già bloccato, io ho iniziato a cercare nelle stanze per vedere se c'era qualcun'altra persona e lì da chi aveva Sofiantini aveva saputo che c'era la moglie in casa. Sì. La trovò lei, no? La, no. la fece venire Sofiantini, la chiamò Sofiantini? Sì, la chiamò Sofiantini. Sì. Senta,
Riguardo l'uso delle autovetture, lei poco fa fece cenno all'autovettura di Moro, eccetera. Sì. Ci vuole dire un attimino, riassumere un attimino quali erano in tutto le autovetture che avete usato per... Allora, la prima volta che andai su io, che venne Moro, che ci, poi andammo su, sì. Moro non voleva andare con la sua auto e andai io su con l'Opel. La sua auto, parliamo dell'Audi. Audi, sì. Audi. Andammo su con l'Opel. Per esempio, i sopralluoghi, con che macchina le facevate? Allora... Le due volte che sono andato su con la mia auto, lui mi aveva spiegato che uscendo dal casello di Manerbio dovevo girare sulla destra, andare avanti, c'era un ponticino e subito dopo il ponticino c'era un parcheggio. Fermavo la macchina lì. Però dal casello uscivo solo io, le due volte che sono andato con l'auto mia. E loro saltavano giù dall'autostrada dove c'era Stovalmondi che la raccoglieva con la, mi sembra una regata, qualcosa del genere. Queste le due volte che sono andato io. Le volte successive siamo andati con la macchina di Mastio, che mi sembra che fosse una Polo o qualcosa del genere. Una? Polo, mi che? Sembra. Una Polo, sì. O una Golf? No, una Polo. Una Polo. Di che colore comunque se lo ricordo? Forse verdina, qualcosa del genere. Sì. E anche con una Golf? Scusi, così esaurisce l'argomento. No, signor Presidente, mai. L'ho sentito parlare di questa Golf, ma però... Io non ricordo. No, non ci siamo proprio, quanto ci sono andato io proprio non ci sono mai andato con una Golf. Né tantomeno sa di chi fosse questa Golf? No, infatti io ho sentito in battimento questa Golf, ma escludo matematicamente, noi l'unica volta che siamo andati, quanto ci sono stato io, siamo andati nella villa, non abbiamo seguito né figli né nessun altro. No. Senta, quando siete entrati nella villa, sì. Lei ci ha detto che appunto vi era l'alternativa, possibilità sì. di fare... Sì. Avevate oltre le pistole qualche altra cosa per legare magari gli ostaggi? Lei ha parlato prima. Noi avevamo di un filo. Due manette e il filo di ferro sì. in caso che se trovassimo più persone per legarle. Sì. Avevamo portato quello assieme l'aveva? Una. Chi ce l'aveva? Moro. Tutto Moro? Sia le manette che il filo di ferro? Le manette ne avevamo una a testa, diciamo, ne avevamo due, una la potevo avere sì. io, l'altro ce l'aveva lui. Sì. Il filo di ferro era un filo, un rotolo così, alto così, un blocchetto, non lo so. Chi ha provveduto a legare la signora Soffiantini? Moro. Chi la portò giù nel cavò, diciamo? Nel cavò andavamo giù tutti assieme. Tutti insieme? Tutti insieme. Chi è rimasto a far guardia, diciamo, a Soffiantini? Nel momento in cui siete andati giù a portare la signora per legarla? Ma non lo so, perché per andare nella stanza, nel cavù, diciamo, nella stanza sì. blindata, eravamo lì tutti assieme, in quanto diciamo, il cavù era nascosto dietro un pannello, come posso dire, una rastelliera di vinil, che, smontando dei bulloni su cerniera, girandolo, dietro c'era una porta blindata e dietro c'era una stanza. In quel frattempo eravamo tutti lì. Difatti fu Soffiantini che ci smontò lui perché noi non riuscivamo a farlo. I latitanti erano già allertati? Cioè i latitanti o comunque le persone erano già allertati al momento in allora, cui voi svolgevate questa sì. azione? Quando noi andammo per fare il lavoro, dato che si fa partire diciamo a doppio binario, rapina eventualmente sequestro, Moro si prodigò a avvertire chi doveva tenerlo. Quindi erano già avvertiti, ma voi avevate già diciamo una mira su chi sequestrare oppure... No, noi non avevamo nessuna mira su chi sequestrare. Nell'eventualità si fosse dovuti, diciamo, come poi è stato, fare il sequestro? Penso a quel punto... Chiunque? Il padre, il figlio, non lo so, perché se volevamo prendere il figlio alcuni giorni, quanto non c'era stato il padre, che noi siamo andati su, che non c'era, l'abbiamo visto diverse volte. Ma voi avete pedinato delle persone in particolare? No, noi non ci siamo, almeno, quanto sì. sono andato su io, da quanto so io la storia, noi siamo andati direttamente alla villa e non ci siamo mossi dalla villa. Comunque lei ha conoscenza che vi erano stati altri, diciamo, appostamenti? No. Senta... Quindi quando voi siete usciti in pratica dalla villa dopo che avete fatto l'azione, lei ha detto che era l'ultimo a uscire? Sì, sono stato l'ultimo perché Moro e Sergio hanno portato su Fiantini, in caso che si arrivava qualcuno che io lo dovevo bloccare. Sì. Sono rimasto ultimo per quel motivo lì. Ma lei era in macchina con sì, il sequestrato? Dopo quanto siamo andati via, certamente. Sto parlando nella casa, sono rimasto. Avete detto, vi siete detti qualcosa, stavate in silenzio? Cosa è successo in macchina, in questo primo tratto, se si ricorda?
Avevate già tutto prestabilito? Avete stabilito qualche cosa in particolare? Allora, in quel momento? Una volta che salite in macchina, prima di salire in macchina, Momo mi disse: in caso che succeda qualcosa, devi andare verso Arezzo. Prima dell'uscita di Arezzo, mi dice: c'è un tunnel e lì subito c'è un parcheggio. Mi sembra Cocina. Se non vorrei sbagliarmi, mi disse anche il chilometro, 300 qualcosa, adesso non mi ricordo, che poteva essere questo parcheggio. Sì. Questo per quanto riguarda, ora una precisazione per quanto riguarda invece l'episodio del secondo tragitto, quando poi c'è visto la sparatoria. Sì. Quindi lei ha detto poco fa che praticamente siete scesi giù lei e Moro. Sì. E Sergio è rimasto. Sì. Sì. Moro accennò qualcosa a proposito delle borse? Mi disse che avevano lasciato le borse sul ciglio della strada e che se dovevamo fare in fretta, perché se passava qualcuno poteva vederle. Quindi non disse niente in merito alla eventuale pesantezza o leggerezza delle borse? No, 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 no. Lui era convinto di andare a prendere i soldi. Era preoccupato di fare in fretta, che se passava qualcuno poteva vedere le borse e fermarsi. Perché lui pensava che dentro vi fossero i soldi. Certamente. Grazie, nessun'altra domanda. Avvocato Macrillò, parte civile Don Antonio. Lei ha preso parte al primo percorso, quello che andava dalla Liguria? No, alla... No. Da chi ha saputo che in quell'occasione vi era stato, diciamo, c'erano stati dei sospetti? Di Moro, sempre Moro. Moro, quindi le riferì che... Che chi era andato non aveva potuto fare, in quanto c'era un furgoncino o qualcosa del genere, disse, che erano seguiti, in poche parole. Ma Moro disse di esservi andato di persona? No, 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 lui non mai disse, perché secondo gli accordi nostri noi non dovevamo fare più niente, quindi evidentemente io ho sentito qui che parla che ci è andato lui, ma noi non lo sapevamo. Poche parole, gestava diversamente anche con noi. Ho capito. Andiamo un po' più avanti, il secondo percorso, il terzo percorso. Quando siete arrivati al cimitero il giorno del 17, le armi che avevate voi erano già cariche? No, le caricammo mentre ero lì. Moro si caricò il calasnico, io la pistola e l'altro la pistola. Queste munizioni del Kalashnikov lei le vide? No. Ci ho fatto caso, aveva un pacco così. Chi le aveva portate queste? Moro. Erano di proprietà di Moro. Proprietà di lei Moro. Si caricò la sua pistola, sì. Il Sergio si caricò la sua arma da fuoco. Avete caricato queste armi, lei vide anche il Moro se aveva assunto delle sostanze alcoliche? Per il momento. Sostanze alcoliche. Io ti farei questa domanda prima, perché è la premessa, sì, a questa domanda. Quando stavate lì il 16 ottobre, 15 sì, ottobre, in quella zona, qualcuno di voi l'ha già capito, perché sì, ha sentito? Ho seguito, quindi. Mentre eravamo lì che gironzolavamo, c'era una casa che la stavano ristrutturando. Si entrò dentro e Moro trovò dei mignon. Ne prese un po', non so quante ne prese, quindi, ma non credo che ne prese molte, comunque ne prese un po', alcune ne ho bevute anch'io, perché la sera faceva freddo e le abbiamo bevute, poi non so se ne aveva ancora o non ne aveva. Dal punto di vista dell'orario, quando voi siete arrivati nel cimitero c'era ancora la luce del sole oppure no, era no, già... No, 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 era già sera? Era già all'imbrunire. Era già all'imbrunire. Avevate delle torce? Ognuno di noi aveva una torcia. Delle torce. E poi lei ha detto che vi erano due binocoli. Sì. Ci sono state delle dichiarazioni, lei ha assistito al dibattimento. Si è detto che Moro si è accorto a un certo punto che vi erano dei movimenti sospetti, cioè che gli emissari avevano sembravano più di due. Glielo comunicò a lei questo particolare? No, no, no. Se Moro avesse visto qualcuno e se voleva fare un'azione di ritorsione dal punto dove era, poteva benissimo sparare tranquillamente da lì, e ce ne siamo andati via, da pasti sendere, sapendo che c'è qualcuno. Quindi era normale Moro? È normale, no? L'unica preoccupazione che aveva il Moro, quanto io lo incontrai, che stavamo andando giù, che mi raggiunse, lui era molto più veloce, diciamo, a muoversi, sì, nei campi. L'unica preoccupazione è di arrivare in fretta, perché avevano lasciato le borse sul ciglio della strada e non le avevano messe nella fettuccia. Con le luci accese ancora? Con il lampeggiatore? No, il lampeggiatore ha fatto un telecomando che l'aveva fatto lui, non lo so. Sì, appunto. Quando voi siete scesi, il lampeggiatore funzionava ancora? No. O l'aveva disattivato lui? Allora, il lampeggiatore era un telecomando che se non
muovevi una levetta non si accendeva, poche parole dovevo muoverlo continuamente. Se smettevi per di muovere. Quando voi siete scesi non c'era più illuminazione? Nel lampeggiatore, no. Ecco, appunto. Abbiamo chiarito questo punto, questa situazione. Perché allora, bisognava muovere continuamente, sì, questa levetta. Sono, deve essere quei modellini tipo Airy o macchinine per muovere. Quindi nel momento in cui voi scendete, le luci si erano spente. Se non muovi, non faceva luce. Dalla posizione in cui si trovava Moro, che mi è parso di capire da quello che ha detto prima, era più in alto rispetto a lei. Quindi Moro aveva il binocolo, osservava col binocolo, sì. E si avvede dell'arrivo dei presunti emissari. Mi ha avvertito che erano arrivati. Poi che le ha detto? Niente, io ho aspettato. Poi dopo un po', saranno passati 5 minuti, mi ha detto vai, e io ho scavalcato il muro, cioè il cancello, e sono sceso. Più o meno quanto tempo è passato da quando lui ha avvistato questi emissari? 5 minuti, perché 5 minuti. Non è che ci ho pensato. Io aspettavo ogni tanto, magari andavo anche a fare un giro nel cimitero, solo per quel motivo. Facciamo un piccolo passo indietro. Quando le è stato proposto di portare le armi, che quindi in quell'appostamento, diciamo, sarebbero usate le armi, lei non ha posto nessuna resistenza? No. Che cosa ha detto? Non capivo il motivo perché c'era da portarle. Poi nell'ultimo modo insisteva, dice tanto a portarle, non portarle, non cambia niente. Tanto essere sui montagni, avere, non cambia niente. Poi le armi possono essere utili, se c'è da scappare devi bloccare una persona, con le mani non le fai. Essendo sulle montagne, dato che non dovevamo portarle noi, che si è offerto di portarle mastio, non ho posto più di tocco. Cioè, ho fatto opposizione, ma a un certo punto, nell'ultimo, quando è così, ho detto va bene. Visto che nel primo percorso c'era già stato il sospetto che fosse pedinati dalla polizia, questo sospetto successivamente, nel primo percorso quello savonese, diciamo. Vabbè, ma il secondo percorso non avevate avuto nessun sospetto? No, se noi siamo andati giù abbiamo preso il foglio. Quanto siamo andati via abbiamo visto sull'autostrada una macchina che ha fatto inversione, ma però noi pensavamo che se ci fosse stata una trappola noi ce ne saremmo accorti all'epoca, quindi non c'era. Allora non si capisce qual è la ragione in base alla quale... Mo insisteva, tanto poi, oltre insistere, ha detto tanto essere in montagna, avere e non avere, cosa cambia? Sei lì, mica le devo portare io, è quel discorso lì semplice. Bene, senta, quindi poi scendete insieme. Sì. Ora, nel momento in cui voi arrivate in vicinanza del bivio, il segnale luminoso era spento? Sì, spento. Più o meno, dal punto di vista delle distanze, quando lei si separa da Moro, lei puntava le borse? Sì, sulla mia destra. Le vedeva le borse? Non ho fatto in tempo, non ci ho fatto caso. Ho fatto forse 10 metri, non di più. Io perché volevo attraversare immediatamente la strada per rimettermi, diciamo, al coperto. E non ho fatto caso alle borse, proprio. Io, in quel frangente ho sentito una serie di colpi, 2-3 colpi consecutivi. Forse, avvocato, sarebbe opportuno fargli vedere la piantina. E infatti ho richiesto all'ufficiale giudiziario questo documento. Dovrei averlo anch'io. Però non so. Fra poco arriva comunque. Ah, è quello che è allegato al verbale del 2 marzo 2000. Ce l'avevo io. Intanto, in attesa che arrivi questa piantina, ci può parlare della cromo? Cosa sa sulla cromo? La cromo l'ho rubata io assieme a Sergio. C'era sia Moro e Mastro. Fu rubata con un'altra vettura? Sì, altre vetture, sì. Quale? Mi sembra due cromo e una Lancia. Una Lancia tema? Sì, una Lancia. La Lancia si ruppe, ebbe dei problemi, penso, sull'autostrada. Un'altra croma, mi intimarono l'altra a me i carabinieri e la mollai. Avvocato, può avvicinarsi così? Sì. Può intervenire con più efficacia. Ora qui abbiamo la piantina e vorrei che lei indicasse il punto dove presume, insomma, si sia separato dal Moro Mario
il punto dove è arrivato. E da dove, arriva, da dove arrivate, arrivavate? Noi. Da dove provenivate, sì. Dove vi siete separati, il punto più vicino alle borse in cui lei... Perché lei le borse non è arrivato proprio a contatto. No, io sono salito sulla strada, l'incrocio c'è la strada principale, qui c'è una strada che fa in discesa. Sì. Salito il padre Guadalali, siamo rimasti qui. Le borse erano dall'altra parte della strada. Ma le vedeva? Non c'ho fatto. Sapeva? Dove sapevo stava. Dove ero, perché avevo posizionato il segnalatore io, diciamo. Pennarello nero, aspetta, pennarello nero, perché ci sono già dei segni rossi. Non riesco a capirla la piattina, nel senso, posso dare delle indicazioni, diciamo che la strada che dico io sono venuto sulla sinistra, sulla destra sotto c'è un piccolo strapiombo e c'è il tunnel. Sì, guardi, lì c'è un segnale dove c'è scritto indicatore luminoso. L'unica cosa che mi ricordo io per certo è che al di là la strada venendo su così, lì sono venuto dal lato sul di qua. Ma voi scendevate però? No, siamo venendo giù dal cimitero, poi dopo arrivando passato alla ferrovia c'è la strada che va su. Ah ecco, prima si scendeva e poi bisognava risalire. Risalire. E diciamo sul lato sinistro è la parte che sono venuto su io e muovo. E proprio all'incrocio, diciamo salendo dal guardarai, ho lasciato, muovo lì e sulla destra, dall'altra parte della strada, c'è il strapiombo e lì sotto c'è il tunnel. Sì, cioè non riesco a capire comunque quale grado, sia. Non è in grado di. Cioè non riesco a capire quale sia qui o di posizione. Qua, questi due punti qui. Cioè questa è l'indicazione. Pari venendo su, lato sinistro io muovo, diciamo quasi sulla punta, diciamo, della curva. L'ho lasciato, ho andato sulla destra, ho sentito i colpi. Sono scappato dopo che ero caduto e mi sono portato sul lato, diciamo, destro della strada. E sotto c'è un piccolo strapiombo e sotto c'è un tunnel. Non riesco, diciamo... Va bene, diamo di ciò atto e riprendiamo la piantina. Non da parte mia, avvocato. Non ha compreso quali sono. Certo, quando verrà il suo momento cercherà lei di spiegare la piantina com'è disposta. Io purtroppo non ho a disposizione delle foto, nemmeno posso illustrarle. Cioè io più indicazione così non riesco a decifrare la piantina. Io sto dicendo che sono venuto su. C'è questa strada. Lato destro sotto c'è. Lei faccia diciamo, conto che per come è orientata questa piantina, diciamo che. Dove si trova lei? La posizione in cui lei è seduto c'è il cimitero? Sì, qui c'è il cimitero. C'è il cimitero. Sceso. Scende, quindi percorre diciamo quella strada che viene, l'unica strada che viene, che è in direzione con rispetto Senta, a lei. Non si orienta bene, facciamo così, adesso procediamo e andiamo avanti. Poi eventualmente sospendiamo per 10 minuti, gli lasciamo il documento e vediamo se riesce a capire. Perché non tutti si orientano nel vedere le cartine. Ho la panoramica, Presidente, che forse la panoramica è più chiara. Ci sono delle foto molto belle. Ecco, certo. Bene. Facciamo così. Allora, per favore, restituitemi la piantina. Oh. Quando lei ha sentito queste esplosioni, questa sequenza di colpi, si è girato verso Moro? No, me la pieghi. No, io mi sono bloccato. Si è bloccato? Subito bloccato e ho girato per scappare via da di lì. Sì. E sono caduto. Si vede che ho messo male un piede e sono caduto. Lei aveva in pugno l'arma in quel momento? No, io ce l'avevo, diciamo, avevo anche sopra la tuta mimetrica, sì. E avevo un giubbottino tipo quelli da pescatore e c'avevo una tasca, l'avevo lì.
Ma ha visto per caso percepito della luce? No. Dopo, quando io sono andato su questo lato della strada, lì mi ha raggiunto Movo, siamo scesi, ci siamo messi nei cespugli e ci siamo messi a parlare. Gli ho domandato cosa è successo, lui mi ha detto sparato così perché c'è qualcuno, ho visto un'ombra, tutte queste cose qui, tu per me hai sparato al vento, andiamo su, prendiamo le borse, andiamo via, perché se è una trappola a me mi avrebbero preso, che l'ho scoperto. Lui mi dice, mentre sto parlando così, guarda, c'è una luce, andiamo via. E poi andato. Lei l'ha vista questa luce? No, perché ho girato, stavo parlando di così, lui era di lato qui, che guardava su, io di qua. C'era fumo nell'aria in quel momento? Se lo ricorda? No. La via di fuga, quando siete andati via, siete passati sotto il cunicolo? No. Ho detto che da quanto ho sentito questi colpi che mi sono portato, sono andato dall'altra parte della strada, da dove sono salito. Lì sotto c'è una scarpata e lì sotto c'è il cunicolo che passa da lì. Sì. Non è che siamo passati. Non siete passati. Siamo scesi dalla strada sempre lì. Avete proseguito di lì. Difatti io quando sono caduto ho perso un berrettino. Io avevo un berrettino nero. Ha perso quel berretto. Perso un berrettino. In quell'occasione Moro fu ferito, si accorse che Moro perdeva del sangue. No, aveva riportato nessuna lesione. Nemmeno lei? No. Quindi nessuno dei due riportò lesioni, né tantomeno. Anzi, Moro, poi col tempo non è che mi ha detto che ha sentito un fuoco di risposta. Sì. Non ha detto niente. Perché sennò me l'avrebbe detto immediatamente, non si sarebbe fermato lì a parlare con me quando gli dicevo cosa è successo, se avesse sentito del fuoco di risposta. Invece non parlò. Cioè io non ne ho sentito di fuoco di risposta, lui non ne parlò proprio, lui mi disse c'è qualcuno, ho visto un'ombra muovere. Più o meno quanti colpi sentì? Io ne ho sentiti due o tre. Due o tre colpi? In rapida successione? Sì, in successione. In rapida successione, ho capito. Quando andate via... E lei ha parlato prima degli zainetti. Allora, i zainetti li avevamo sopra il cimitero, c'era una strada, c'era un punto che tra una siepe e una vete si dava sopra, alla scarpata, alla montagna sopra. Noi li avevamo lasciati in alto, in mezzo dei cespugli. Infatti cercavamo di andare a recuperare, sti zainetti. Sì. Da quel punto lì si vede tutta la vallata e si vede, l'incrocio. A quel punto lì noi, mentre stavamo andando per cercare di prendere questi zainetti, abbiamo iniziato a vedere bengala che si accendevano e sentito colpi d'arma da fuoco e l'elicottero che era arrivato. A questo punto siamo ridiscesi e ci siamo allontanati. E avevate già incontrato Sergio Giorgio? Sergio Giorgio l'avevate già incontrato? Sì, era con noi, Quando voi siete risaliti, Sergio Giorgio dove si trovava? Ma penso fuori dal cimitero o al di là della strada, subito lì. Più sopra o più sotto rispetto al cimitero, atteso che il cimitero è su una montagna? Il cimitero, c'è la strada davanti al cimitero e noi abbiamo attraversato la strada e c'è questo vialetto che ho appena accennato e poi si andava su, adesso di preciso non mi ricordo. Comunque ero o subito fuori dal cimitero o al di là della strada, era lì, in quel punto lì. Ha visto per caso nascondere da parte di Sergio Giorgio questo binocolo per la visione notturna? No, il binocolo l'ha perso, l'ha buttato. Quanto siamo scesi dalla scarpata, che siamo andati via, l'ha buttato via perché gli dava fastidio. In quei frangenti un chilo di peso, gli dà fastidio, l'ha buttato via. Tanto non ce ne serviva più, ne andavamo via. Non gli serviva più. Sento un'ultima, qualche particolare, qualche precisazione sull'episodio di Pietrasecca. Lei... ha perso conoscenza in quell'occasione, nel momento in cui c'è stata questa esplosione all'interno della vettura? Sì, io mi sono ripreso che mi stavano mettendo su una macchina, in poche parole. Quindi non ha sentito dei colpi d'arma da fuoco? No, io non ho sentito niente. Quindi non può dare nessuna... No, non posso dare nessuna indicazione. Nessuna indicazione sul punto. Va bene, non ho altre domande, grazie. Altri? Per la difesa Broccoli per ultimo, no? È meglio. Ci sono le domande? Avvocato Florida per Cubeddu. Sì. Senta, per quanto riguarda i latitanti, lei ha avuto occasione di vederli? Li ho intravisti un attimo che venivano su da una scarpata quando sono venuti a prendere, su Fiantini. Saprebbe descriverli? Robusti. Avevano, penso, dei sottocaschi, qualcosa del genere, quindi non li ho potuto... Un attimo proprio. Alti? Non posso dare una descrizione in quanto loro venivano su da una scarpata e io ero al di là dietro dalla macchina, quindi non posso dare niente. Li ha sentiti chiamare per nome o per soprannome? No. Armati?
Erano armati? Avevano qualcosa su, perché avevano dei zainetti, qualcosa su, diciamo, sopra il zainetto, forse dei pezzi lunghi, ma poi non so che cosa fosse. Lei quando è che ha saputo che i latitanti si chiamavano Farina e Cobeddo e da chi? Penso dai giornali dopo che sono uscito dall'isolamento. Quindi era sempre soltanto Moro che manteneva i contatti con i due latitanti? Diceva che era latitante. E non, comunque non ha mai riferito i nomi? No, 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 mai, mai, mai. Diceva amici. Nessuna altra domanda, grazie. Signor Broccoli, chiedo scusa brevissima. Vedete voi, organizzatevi voi. Ah, io? Due domande. Avvocato Passalacqua per la signora Lippi. Tanto lei conosce Silvana Lippi? Sì. Sa che è la compagna di Mario Moro? Sì, la donna. Senta, quindi... che... sia a sua conoscenza, Silvana Lippi è, ha mai partecipato, è stata implicata, ha svolto qualche ruolo nel sequestro? No. Mario Moro teneva al di fuori i familiari delle sue faccende, per quello che conosco io. Un'ultima domanda, per quanto lei ha fatto accenno a delle telefonate successivamente all'episodio del 17 dicembre, del 17 ottobre. Ha ascoltato le telefonate o il contenuto le è stato riferito? No, mi è stato riferito, perché quanto noi, diciamo... ci riposevamo, non è che stavamo uniti, sì, uno stava da una parte, uno stava da un'altra parte, nei cespugli, perché c'erano elicotteri in continuazione che giravano e non potevi stare allo scoperto, allora se uno telefonava o fava non lo sai cosa diceva, però quanto ci incontravamo, diciamo, ti riferiva, d'accordo. Ho subito una perquisizione su queste cose qui. Grazie, un'altra domanda. Avvocato Carboni. Carboni per Zizzi. Ascolti, lei durante il sequestro ha mai sentito il nome di Francesco Zizzi? Mai. Non ho altre domande. Avvocato Colonna. Una sola domanda, avvocato Colonna, a difesa di Sergio Giorgio. Senta, quando è scoppiata la bomba nella galleria, a perdere conoscenza, le risulta sia stato anche Mario Moro? No, non lo so, perché io, diciamo, non ho sdraiato. Di dietro ho messo, diciamo, basso, pari allo schienale. Per non farci vedere in quattro in una macchina se ci fosse per caso qualcuno volante che passasse. Io so solo che ho sentito una gran botta e una cosa accecante, poi dopo non lo so. Quindi non ha visto, che so, se Sergio Giorgio... No, so che Sergio Giorgio era di fianco a me, però... Senta, ma avete sentito dei colpi di dietro? Secondo le fotografie ci sono una serie di colpi, la carrozzeria risulta pluritraforata. Lei ha sentito colpi prima che ci fosse la bomba? No, io ho sentito questa gran botta e questa luce. Poi non avete nemmeno sentito il tamponamento? Tamponamento, sì, botte, poi dopo di auto, sì, quello l'ho sentito. Allora, aspetta, lei ha sentito la bomba, insomma, che accecante? Io ho sentito una gran botta, esatto. Ho visto poi... una gran luce e ho sentito delle botte. Esatto, quindi poi ha sentito il tamponamento, dopodiché... Botte, ma intendo tamponamento. Io, tamponamento, botte. Dopodiché è svenuto? No. E non si ricorda nulla? No. Avvocato Tagliaferri, difesa Serra. Senta, lei ha parlato di queste telefonate avvenute con Serra. A parte queste telefonate fatte da Moro, credo, non da lei, mi sembra, vero? Sì, da Moro. Lei ha avuto altri contatti con Serra nel corso del sequestro? No. Le risulta che contatti con Serra li abbia avuti Moro sempre nel corso del sequestro? No. Le risulta un qualche ruolo di Serra nel sequestro? Nessun ruolo. Grazie. Signor Broccoli, solo a precisazione perché non ho ben capito questo. Nel disegno originario i compiti suo, di Sergio e di Moro avrebbe dovuto essere quello esclusivo della prensione dell'ostaggio? Sì, se si facesse questo noi prendevamo l'ostaggio e non dovevamo fare più niente. Lì la vostra attività avrebbe dovuto terminare? Cessare immediatamente. Cessare. Andiamo oltre. Lei si è mai recato a Pontassieve presso una pasticceria assieme alla Serra Giampiero nei giorni, nella prima decade del mese di ottobre del 97? No, mai. Per quel che le può constare, per i movimenti di quel periodo nella zona in relazione al sequestro, lei... sa se qualcuno si è recato in quella zona, nella zona di Pontassieve, qualcuno dei componenti? Allora, io non so di preciso dove sia questo Pontassieve, però
da come ho sentito, diciamo, qui nel dibattimento si parla di sporchi e bagnati. Non vorrei che fosse stato il periodo, il 7, dopo il primo abboccamento, diciamo, abruzzese, quanto Moro e Mastio si sono recati da, diciamo, da questi latinati. L'unica possibilità era sporchi e bagnati, quello. Io quanto mi sono recato, diciamo, in Toscana per la zona di Arezzo, ci sono stato solo con Mastio e con Sergio. Basta. La risposta in realtà è una deduzione. Sì, beh, questo è logico, Presidente. Infatti, voto per quel che le consta. Senta, prima ha detto che nell'episodio di Rio Freddo né lei né il Moro siete rimasti feriti. Giorgio Sergio? Giorgio Sergio era su al cimitero. Sì, quindi... comunque quando voi siete andati via nessuno di voi tre era ferito? No, no, non era ferito. Può darsi che magari mentre scappavi in lungo qualche grafico, in mezzo ai cespugli, le corse. Parlo di ferite d'arma da fuoco? No, no, no. Senta, c'era una buona, la sera di Rio Freddo, lì a Rio Freddo, che visibilità c'era? Io non guardavo, però si vedeva, perché stava venendo sulla luna, diciamo, ci mettevo qui, la montagna, la luna stava uscendo dal lato di qua, la luna piena si era. Sì. Presidente, a questo punto, se crede, se lo ritiene, possiamo illustrare la cartina, sì, spiegare... Ma... Siccome avevamo promesso di fargli vedere una piantina, sì, con calma, io farei così, adesso esauriamo noi tutte le domande, poi sospendiamo 10 minuti e riprendiamo. Benissimo, allora l'ultima domanda è questa. Lei poc'anzi ha parlato dei familiari di Mario Moro e ha detto che erano tutti all'oscuro dei fatti nei quali il Moro era coinvolto. È quello che risulta a me, sì. Anche con riferimento al Moro Antonio Stefano? Certamente. Conosco anche Moro, ma so che uno che lavorava dalla mattina alla sera non si vedeva mai, si può dire. Si riferisce al Moro Antonio Stefano? Sì. Nessun'altra domanda? Aspetti, pubblico ministero, vorrei fare alcune domande io. Si parlava di miliardi come somma che si doveva ottenere a titolo di riscatto, è vero? Sì, all'inizio miliardi si parla. In banconote che erano... tra virgolette sporche, si è parlato tra di voi come riciclare? Moro Mario. Mario disse che c'aveva lui la persona a cui ci pensava lui. Io vorrei sapere il tempo intercorso fra l'avvistamento della macchina degli emissari e il vostro arrivo sulla strada al momento in cui sentite i colpi di fucile o di pistola. Quanto tempo intercorso? Cioè, dal cimitero... Sì, dall'avvistamento della macchina degli emissari alla raffica. Alla raffica. In tutto? Sì, in tutto. Ma vive molto, 7-8 minuti, penso. 7-8 minuti. Cioè, quanto lui mi ha detto che sono arrivati, saranno passati 2-3 minuti, 4 minuti, non lo so. Poi siete scesi? Poi io sono sceso, ma ho raggiunto, ci vorranno altri 3-4 minuti. Come siamo arrivati, in poche parole, come siamo arrivati, lui è rimasto al guardarali, io ho cercato di attraversare la strada. Minuti. Non lo so, può darsi 7-8 minuti, non lo so. Ci vuole indicare le macchine che furono utilizzate per il trasferimento di Soffiantini dalla villa della sua abitazione al castello di Arezzo? Abbiamo, lei ha indicato... La croma rubata. La croma rubata, sì. Poi c'era... Mastio che aveva, mi sembra, un Apollo verde... No, io sto parlando all'ultimo momento. La fase della consegna di Soffiantini ai latitanti. C'era la cromo. La cromo. Dentro la cromo, chi c'era dentro la cromo? Io, Sergio, Moro. E Soffiantini? Nel portabagagli. E Soffiantini. Poi c'era l'Apollo. L'Apollo la guidava Mastio, che ci guidava faceva la staffetta. Mastio. La regata... Non c'era più? La regata è... Quella, la regata è rimasta Manervi, in poche parole. Appunto, quindi sì. All'inizio dell'autostrada poi si è andato via. Sì. Beh. Ha riferito Moro, nel suo interrogatorio, che lei avrebbe sparato alcuni colpi di pistola. Evidentemente ha capito male quanto io ho detto che ho sentito 2-3 colpi di pistola, sono scappato e lui potrà aver capito, ho sparato.
in quei frangenti. Dare qualcosa nel momento in cui lei scendeva? No. Perché lei ha sentito che Sergio ha riferito che si è accorso di un'ombra e allora disse: state attenti, una trappola, eccetera, eccetera. Beh, penso che se Sergio aveva visto qualcosa poteva anche sparare in aria e avvertirci. Io penso questo, io non ho sentito niente. Chi è che... cioè, Moro ha dichiarato che era lui che provvedeva a stendere i testi dattiloscritti. Sa, no? Lei sa qualche cosa in proposito? Io so che lo facevano chi l'aveva. Io sapevo questo. Chi lo faceva? Chi gestiva, chi aveva... No, parlo dei testi dattiloscritti, scritti a macchina. No. Perché Moro, Moro ci diceva che... dava una mano, così ci ha detto, a consegnare queste lettere, queste robe del genere, ma non le faceva lui. Cioè, ufficialmente, per quello che sapevamo noi, Moro era escluso dal lavoro, cioè non doveva fare più niente, come non dovevamo fare più niente noi, che poi dopo lui lo facesse a nostra strapputa, questo l'ho capito adesso. Voi avevate il 17 ottobre una radiolina? Sì, avevo una radio che l'aveva portato Moro, ma è rimasta in questi zainetti. Quindi non sapevate nulla all'evento morte? No, noi avevamo capito che era successo qualcosa per, diciamo, la situazione. Cosa ti può dire a proposito dei telefoni cellulari e delle schede? Allora, Moro una volta venne da me e mi disse che dovevo prendere un telefono, perché io non l'avevo, e mi accompagnò in una, diciamo, villata di Cesenatico, in una... dove le vendono? E mi fece comprare un telefono. E difatti ce l'avevo anche la ricevuta nel cruscotto dell'auto mia. E più ci sono andato un paio di volte, sempre assieme a Moro, a prendere delle schede. Le schede prepagate? Prepagate, giusto. Intestate a chi, si ricorda? Non faceva domande. Era meglio non fare domande? No, io non facevo domande, ma come andavamo lì in poche parole ce le dava, poi parlava Moro, non so... che accordi, che non accordi, avesse roba del genere. In poche parole, nessun documento. Sì, l'ultima domanda. Quando voi ritornate verso il cimitero, incontrate Sergio? Sì. Vi aspettava? Ci aspettava, sì. Adesso non ricordo in che punto lui era. Se era alla fine del cimitero vicino alla strada o se era al di là della strada, diciamo in quella viottolo di fuga lì. Mosse dei rilievi, delle critiche nei confronti di Moro per aver sparato? No, in quel momento scappavamo io, ma poi dopo io non ho sentito niente. Pubblico Ministero. Grazie Presidente, solo qualche puntualizzazione. Una prima riguarda proprio una delle ultime domande che le ha fatto il Presidente. Le schede utilizzate, diciamo, dal gruppo per gestire il sequestro, noi sappiamo essere state acquistate tutte a nome di Guerra Giampaolo e presso Brighi, quella autodealer. Ecco, lei sa chi le ha comprate? Quanto sono andato io? Sono andato assieme a Moro. Ecco. Sa se anche Serra Giampiero ha comprato queste schede? Non lo so. Non lo so. Un'altra cosa, lei prima ha accennato al binocolo che pesava un chilo e che dava fastidio a Sergio. Lei ha visto che cosa ne ha fatto Sergio? L'ha buttato via. Quello me lo ricordo. Lei buttarlo via? Sì, sì. Me lo ricordo che stavamo andando giù, diciamo, in mezzo un viottolo, una scarpata, roba del genere, ho detto ma che sto binocolo che me ne faccio? Pesa, mi dà fastidio, buttalo io, l'ha buttato. Ma l'ha sotterrato o l'ha buttato? Non mi ricordo se poi l'ha sotterrato o l'ha buttato, questo. Non se lo ricordo. Senta, un'altra cosa, lei all'inizio ha parlato di una Fiat 1, quando parlavamo della fase, diciamo, dei sovralluoghi. Ho capito male. No, la Fiat 1 io ho parlato quanto siamo andati a Orte. Ah, eccoci. A Orte. E questa Fiat 1 di chi era? Sergio. Di Sergio. Di che colore era questa Fiat? Mi sembra verdino, qualcosa del genere. O azzurro, qualcosa del genere comunque. Ok. Ma Sergio aveva solo questa macchina? Sì, sì. Un'altra cosa, mi sembra che sia... Lei l'ha detto già, ma vorrei puntualizzarlo ancora. Quando siete arrivati... vicino al guardrail, parliamo del 17 di ottobre, avete fatto un leggero percorso in salita per andare dal fondo verso il guardrail. Lei poi ha lasciato Moro e si è approssimato ad, come dire, andare dall'altro lato della strada. Per andare verso le boschi. Verso le boschi. Lei ha sentito dei colpi o li ha anche visti? No, quello che è venuto alle mie spalle, io ho sentito. Ah, sì.
Senta, ancora qualche piccola cosa, volevo sapere questo. Lei ha detto che non eravate d'accordo nel portare le armi, poi alla fine insomma avete acceduto alla richiesta di Moro. Perché, mi pare di aver sentito, lei dice si può incontrare qualcuno e con le mani non si può fermare questa persona se ci fosse necessità nelle montagne. Sì, era questo che lei... È un concetto così, intanto portarle non costa niente, sei sulle montagne e poi possono essere utili, non sono... Però io non ho capito una cosa, a che serve un'arma lunga e soprattutto un'arma lunga con dentro dei traccianti? Evidentemente lei piaceva Moro, perché lui piaceva l'ha chiesto. Piaceva Moro? Lui l'ha chiesto. Senta, un'ultima cosa volevo chiederle. Dentro la macchina, quando Mastio vi recupera, chi era armato? Io penso Moro. Ecco. Perché la pistola gli fu data, mi sembra, da Sergio, non so di ecco, quale occasione. Ecco, io questo le volevo chiedere. Moro ha perso il Kalashnikov dopo aver sparato, sì, sul posto di Vilio Freddo. E quindi era disarmato? Era disarmato. Quella pistola che è stata trovata, che noi abbiamo sentito che era davanti, vicino a Moro, eccetera, chi gliel'ha data, Sergio? Penso che gliel'abbia data Sergio. Ma lei l'ha visto questo episodio? Sì, sì, gliel'ha data, perché la pistola ce l'aveva Sergio e automaticamente gliel'ha dato sulle montagne. Non so in quale frangente, forse perché dovevamo salire in macchina e Moro, salendo stato... per ultimo, essere armato. Quindi in quel momento gli ha dato non la... Non lo so, magari gliel'ha dato prima, il giorno prima, so che gliel'ha data. Senta, perché ma siamo andati un paio di volte per gli appuntamenti. Sì, sì, ho capito. Senta, ma c'è stata discussione tra Sergio Giorgio e Moro Mario su quello che era successo a Vilio? L'unica discussione che ho sentito, che Moro diceva, che parlava che Sergio, che aveva visto una macchina al di là della curva fermare, e Moro diceva che poteva anche avvertire, ma non ho valutato pericoloso, roba del genere. Poi discussione, poi non so se ce n'è state altre, roba del genere. Io parlo di quello che ha visto lei, naturalmente. No, no, no. Grazie. Scusate, volevo un chiarimento da parte del signor Broccoli. Perché si è indotto a compiere un'azione così grave, così rischiosa anche, quale il sequestro a scopo estorsivo? Penso per i soldi. Una volta che lì non avevi trovato i soldi, dato che si era stato parlato e si era stato detto che tanto non dovevamo fare più niente, evidentemente è stato portato per quel discorso lì avanti il sequestro. Ma c'è qualche condizione particolare che l'ha spinta, situazioni familiari? Se ci vuole fornire una spiegazione di come andando a fare le rapine, a quel punto lì, non trovando i soldi, perché lì si parlava di tanti soldi, si parlava di miliardi, soldi in nero, brillanti, diamanti, si parlava, cioè chi ci ha dato l'indicazione, sto Raimondo, parlava di queste... E chi è che vi ha dato l'indicazione? Raimondo, ci ha dato queste cose, ci dava la sicurezza di tutto questo fatto qui. Poi con me è subentrato in secondo piano, ma se non si trova questo fatto qui, e se lo portiamo via, tanto poi non c'è da fare più lei niente. Lei ha ascoltato sempre quello che è stato detto in quest'aula, e a proposito di qualche persona che ha dato la diritta, oltre a Raimondo, può dire qualcosa? No, Raimondo che sappia io. Allora sospendiamo per un quarto d'ora. Lei, pubblico ministero, per favore, si può mettere a disposizione il signor Broccoli, la piantina o le fotografie? Sì, le troviamo noi. Sospendiamo per 10 minuti. Ha avuto modo di esaminare le fotografie? Sì. Riesce a capire meglio la situazione dei luoghi? Non mi ricordavo che l'incrocio fosse così grande. Comunque il punto da dove sono venuto giù, dove mi sono fermato, sì. Sì. Allora cosa ci può dire in particolare? Di fianco al cimitero, sono venuto diciamo dritto giù per perpendicolare, sono arrivato sulla strada e ho seguito tutto il guardarail e mi sono messo molto probabilmente vicino a questo palo che c'è della luce qui. Fotografia è quella? La numero? 97. Numero 97. Mi fate vedere se riesco a distinguere la zona. La fotografia numero 27, ripresa aerea dell'area circostante l'incrocio tra la strada statale 5 e la strada provinciale 38, effettuata rivolgendo le spalle in direzione di Arsoli. Qual è il palo? Vicino alla curva. La prego con una penna a sfera di disegnare il palo che lei adesso ha indicato. All'incirca, adesso non lo so di preciso, comunque vicino a questo palo senz'altro. Si vede il cimitero lì? Sì.
Ecco, fate un segnetto nella zona del cimitero. Forte, in modo che si veda. No, che pennarello? Il pennarello scivola su, su. Rimane la traccia però, rimane la traccia. No, la matita no, la matita. Sì, un po' è marcato, sì. Adesso te lo dico io come dice. Ecco, per favore, fatemi vedere. Dove sta? No, no, qui. Non si vede niente. È questo? Il cimitero dove sta? Il cimitero è la parte... Senta, si alzi, si alzi. Il palo che lei ha indicato è questo. Sì, e io ho messo una freccia, palo. Il cimitero è questo posto. Adesso se ci facesse anche il percorso. Il percorso è perpendicolare, diciamo, di lato qui. Venendo giù così, qui passi la, c'è una ferrovia, siamo arrivati... Siamo arrivati. Da di qui siamo arrivati qui e abbiamo seguito il percorso, diciamo, pari a questo guardiale, che c'è un guardiale. Così. Da qui io ho cercato di andare verso dall'alto di qua, poi quando sono scappato mi sono buttato, diciamo, verso questa scappata. Ecco. Si è dato che sulla fotografia numero 97 lo stesso presidente ha scritto palo in relazione al palo indicato dall'imputato e cimitero con riferimento al camposanto che si vede alla sinistra della fotografia stessa sulla base dell'indicazione dell'imputato. Si appone sulla fotografia stessa un segnale in relazione alla discesa diciamo effettuata dall'imputato e da Moro per poi risalire verso la via statale. Sì. Se volete vedere. Moro dove lo ha lasciato? Era di fianco al guardalare. Rispetto al palo dov'era? Io so che siamo arrivati perché il palo era proprio vicino alla curva e noi ci siamo posizionati lì e dopo non so rispetto al palo dove fosse, se era più avanti, più indietro. Va bene. Abbiamo finito? Invece Sergio è rimasto, ha detto, vicino al cimitero. Su al cimitero. Avvocato Glori per Pisano. Vorrei sapere se aveva conosciuto... Pisa di? Pisano Tommaso. Sì. Se aveva conosciuto o sentito parlare durante il sequestro di Pisano. No, mai. Grazie. Luigi Cucca, difesa. Senta, lei inizialmente ha detto che era disoccupato. Sì. Lei è disoccupato, non aveva un posto di lavoro, non aveva un lavoro. No, non aveva nessun lavoro, era disoccupato. Grazie, Presidente. Signor Serra, può venire? Può venire?
Ci vuol dire anche lei, lei esattamente le generalità, le sue generalità? Sì, Serra Giampiero. Nato? Ottana, 19962. Provincia di? Nuoro. Sposato? Sì, sposato. Figli? Sì, una bambina di 10 anni. Che mestiere esercita? Avevo il bestiame, ma ero anche in società con un'impresa edile. Ha fatto il soldato? Sì. Titolo di studio? Eccellenza media. Ha riportato condanne? Incensurato? Sì, solo in occasione del mio arresto per questo... No, no, se ha riportato delle condanne, lei non è ancora stato condannato. E lei spera di non essere condannato? Sì. No. Le chiedo se è stato condannato. Sì. Sì. Vuole rispondere? Sì, intendo rispondere. Intanto volevo chiedere se lei ha definito i procedimenti relativi alla cocaina che le è stata trovata al momento dell'arresto e alla pistola che le è stata trovata al momento dell'arresto. Sì. Ci può dire come le ha definiti queste due imputazioni? Sono stato condannato. Ci può dire come? Quanto ho preso di... Sì. 4 anni e 4 mesi. In tutto? Sì. Passate in giudicato la sentenza? Sì. Passate in giudicato? Senta, lei ci può dire che tipo di rapporti ha avuto, se li ha avuti, con Moro Mario? Sì, insomma, la famiglia di loro, no? L'ho conosciuta quando sono venuto a fare il pastore in Romagna. Ma lei lavorava per conto di Moro? No, non ho mai lavorato per loro. Lavorava in proprio allora? Sì. Sì. Dunque ha conosciuto la famiglia Moro o Moro Mario in particolare? Io Moro Mario l'ho conosciuto in un secondo momento. Più che altro l'ho conosciuto bene in un procedimento che abbiamo avuto, no? In un processo che abbiamo fatto a Rimini. Eravamo coimputati. Sì, magari se ci dà qualche dettaglio in più sull'epoca, sulle cose che avete... se ha avuto frequentazione con Mario Moro, quando, perché, che tipo di rapporti c'erano tra lei e Mario Moro? I rapporti con loro c'erano perché facevamo lo stesso lavoro. Cioè vuol dire che Mario Moro allevava anche lui delle pecore? Sì, all'epoca che l'arrestarono soprattutto si aveva il bestiame. Cioè l'epoca che significa? Era il 95. 95. Quindi nel 95 è stato arrestato anche lei? Sì. Sì. Come coimputato di Moro Mario? Eravamo in tanti, c'era anche lui. C'era anche lui. Ed eravate accusati di che cosa? Ma c'era traffico di droga, altre cose. Comunque... Siamo stati assolti per questo. Sì, lo so che siete stati assolti, però io volevo cercare di datare la sua conoscenza, cioè lei l'ha conosciuto prima o dopo del carcere? Io l'ho conosciuto prima, però non avevo una grande, diciamo, una grande amicizia con Mario. Sì. Poi l'ha incontrato in carcere? Sì. Poi dopo usciti dal carcere l'ha frequentato? Io sono uscito prima di lui. Lei quando è uscito? Sono uscito il 16 luglio del 96. Del 96. Lui quando è uscito invece? Che mi ricordi alla fine del processo, verso dicembre, sempre 96. E l'ha incontrato in quel periodo? Sì, è capitato di vederlo un paio di volte. Poi non l'ha visto più? L'ho visto quelle 2 o 3 volte, poi capitava anche di vederlo così per strada, però non... Insomma, non ha avuto nessun rapporto con questo Moro Mario, è così? Rapporto, diciamo, di una qualche consistenza? No. Fuori di rapporti normali, no. No. Sì, amici. Sì, Presidente, sì. Qualche volta veniva a mangiare da voi o lei andava da lui? No, capitava se magari passava in zona, lui magari si fermava così, però niente di... Eravate in amicizia, ma niente di particolare. Sì, un'amicizia buona, ecco, poi... Insomma, un po' era venuta fuori da quella storia di quel procedimento che avevamo. Senta, ma lei intanto ha mai comprato delle schede telefoniche
da Brighi Carmine o da Guerra Giampaolo? Io le ho comprate da Brighi Carmine, le schede telefoniche. Quante ne ha comprate, in che epoca, che ne ha fatto di queste schede? Una era una 0335 che avevo attivato con la partita IVA. Sempre con ma parliamo di quelle prepagate. Quelle prepagate ne ho comprato un'altra. E un'altra ancora ero con una ragazza che se l'ha comprata lei. Cioè Martini Milva? Martini Milva, esattamente. Cioè due ne ha comprate allora? Sì. E le ha tenute sempre lei queste schede o le ha date a qualcuno? No, una ce l'avevo io, una ce l'aveva quella ragazza. E basta? Sì. Questo in che epoca? Adesso non mi ricordo bene. L'ultima la comprai agosto-settembre, non mi ricordo, del 97. Del 96. La prima, no. Quella ragazza la comprò prima, comprò nel 96. Mi ricordo perché usava per comunicare con me. Senta, ma lei ci è andato da solo a comprare queste schede da Brighi Carmine o ci è andato con Moro Mario? Ma io di essere andato con Moro Mario non lo escludo, di essersi andato con lui perché non... Però quello che posso dire è che seppure sei andato con Mario io ho comprato la mia scheda e lui avrà comprato la sua. Era intestata a lei la scheda? Quella che ho comprato io, sì. Quella cioè, che tu... io le schede che avevo ho sempre avute, non ho, erano intestate a me, non usavo schede di altri perché non ne vedo l'utilità. Senta, lei ha sentito che qui si parla di queste telefonate che lei ha ricevuto, ha fatto a Moro Mario in un periodo piuttosto particolare di questa storia. Ci vuole dire la sua versione di questi fatti? Niente, io ero in un appartamento a Cesenatico. E oltretutto dormivo perché avevo fatto tardi la mattina, no? Avuto degli amici e avevo fatto tardi. E mi è arrivata questa telefonata sul cellulare di Moro Mario, che mi chiedeva questo numero sicuro, insomma aveva un bisogno di parlare con me e mi chiedeva di un numero sicuro. Che significa un numero sicuro? Questo lo poteva sapere solo lui cosa intendeva, perché io intanto... Cioè, quando mi ha chiesto questo numero sicuro, prima mi ha dato, cioè, voleva che si richiamasse a distanza di un'ora di cercare un numero sicuro. Dico, boh. Ma visto che insisteva tanto, ho preso, gli ho dato un'altra scheda mia, prepagata, intestata a me. E perché il numero su cui l'aveva chiamato non era sicuro? Non capisco. L'utenza sua... Quale era, col filo o cellulare? No, erano tutti e due cellulari. Era un 0335. Sì, mi perdoni, io non ho capito una cosa. Uno le telefona e le dice dammi un numero sicuro. E lei non poteva dire, ma perché questo che c'ha questo telefono? No, ma io ho cercato di questa spiegazione. Infatti le dicevo, ma ci dobbiamo vedere... Lui mi diceva anche che dobbiamo vedere subito. Dico io non è possibile perché non avevo voglia di all'inizio, non lo so. Sì, ma ora stiamo poi parlando del numero sì. Non lo so, magari io ho anche avuto dei problemi di droga, come sa, magari ha pensato che dove mi stava chiamando fosse intercettato, non lo so, io queste sono così considerazioni dopo anni di questa storia. Vabbè, vada avanti, poi che succede? E niente, mi ha chiesto questo numero, diciamo, sicuro. Dopo un po' che parlavamo, che insomma, gli dico, mi ero scocciato perché dice di cercare un numero sicuro dove mi chiamava dopo. Dico, vabbè, dico, insomma, ce l'ho io un'altra scheda. Dico, vabbè, ti do questo numero sicuro. E ho tolto la mia scheda e ho infilato l'altra. E poi mi ha chiesto
Se Servo è passato a casa sua, a casa tua, no, normale. E dice se potevo passare dalla moglie a dirgli di telefonare. Ho detto questo favore te lo posso fare. Ma perché lui non poteva telefonare alla moglie? Io ho pensato che magari, non so, avesse il telefono staccato, la moglie o qualcosa del genere. Cioè, ma sono anche frangenti, cioè, non riuscivo bene di ragionare, tutta questa telefonata, questa cosa, dico, boh, non mi dava tempo, la telefonata era abbastanza concitata, no? Sì, poi? Niente, poi mi ha detto, ma addirittura mi aveva detto che era casa sua quando ci avevamo parlato. Io gli ho detto, io non sono vicino a casa, sono a 50 chilometri, infatti la distanza che c'è da Cesenatico. Poi invece successivamente, quando mi ha detto se ci potevamo vedere, mi ha detto al casello di Pescara. Dica, casello di Pescara. Dice, sì. No, non sono andato dalla moglie. Sì, poi mi ha girato questa... Dice, no, lascia stare, dice, ce la fai di venire al casello di Pescara? Cioè, ma io pensavo che più che altro che ci fossero dei problemi per me, di qualche storia, di qualche... Non riuscivo di quantificare cos'è il significato di queste... ho detto, ma porca... Insomma, ho detto, voglio vedere cosa c'è. Ho detto, certo, me lo sono reso disponibile di andare al casello di Pescara. Ma che cosa doveva fare al casello di Pescara, scusi, non capisco. Questo me l'avrebbe detto. Mario Moro le telefona, Mario Moro con cui lei ha detto non avere un rapporto, insomma. Sì, avevamo un rapporto buono. Vabbè, un rapporto buono però assolutamente, insomma, non insignificante, almeno per lei così lo descrive. Si sente telefonare, dice vieni a prendere a Pescara e lei non dice scusa ma perché devo venire a Pescara, cioè, ho le cose mie da fare, che ne so. Mario era un tipo un po' strano, no? Un po' particolare, no? Io non riuscivo di capire, volevo sapere, però non riuscivo di capire tutta questa segretezza, questa cosa, boh, chissà che vuole. Al casello di Pescara ci sarei andato, anche se, non lo so, io ci sarei andato, tranquillamente. Infatti mi sono reso disponibile di andare, volevo sapere cosa c'era, cosa voleva da me. Aveva fatto anche una buona insistenza, dire, dai... Sì, poi? E niente, mi sono reso disponibile di andare. Gli ho detto subito no, perché gli ho detto che dovevo aspettare qualcuno, invece mi sono rimesso a letto, perché ero stanco. Poi mi sono alzato, mi sembra che alle 5 e mezza, e sono partito per andare verso questo casello. Dopo che ho fatto un po' di strada, mi è arrivata la telefonata di Mario e mi ha detto vedi che non c'è più bisogno che vieni, che mi sono arrangiato e ho detto oh, guarda ormai sono per strada, posso venire tranquillamente, ormai ho fatto 30, fare 31 non mi costa niente. Dice no, mi sono arrangiato diversamente. Poi mi ha detto di lasciare il telefono acceso, che mi avrebbe chiamato ogni mezz'ora, ma io che lì non riuscivo di capire, dico ma ogni mezz'ora da adesso, dico ma è che, dice no, da stasera, da dopo le 10, giusto per questa spiegazione ho detto va bene, ho detto lo lascia acceso, dice io ti chiamo ogni mezz'ora, va bene, lo lascia acceso, poi quando l'avrei visto mi avrebbe dato le spiegazioni del perché di tutta questa fretta di vedermi, di questa cosa. Ok. Senta, ma lei aveva saputo che cosa era successo il 17 di ottobre? No. Il giorno in cui era stato ucciso un ispettore di polizia? No. Non lo sapeva. Aveva saputo del sequestro di Soffiantini? Nemmeno. Nemmeno. Forse è bene che lei chiarisca questo punto. Aveva letto i giornali, aveva visto la televisione, sapeva che c'era stato il sequestro del signor Soffiantini.
non lo ricollegava a nessuno, ma sapeva che c'era il sequestro in corso. Ma io penso nemmeno di averlo letto questo. Oltretutto, quando si parla del sequestro, cioè, io non ero nemmeno in Italia, cioè dal mese di luglio al mese di agosto io non ero nemmeno in Italia, ero all'estero, Sud America. Beh, poi c'era anche il mese di settembre e una buona parte del mese di ottobre. Ma non, Presidente, mi scusi, io non è che mi interessavo di... Ma io le ho fatto la domanda perché mi potesse precisare quello che è la sua conoscenza. Sì. Senta, lei era in Sud America con chi, da solo? Diciamo di sì. Significa diciamo di sì, o era da solo o era in compagnia? Ero con una ragazza. Senta, lei a Pontassieve c'è mai andato? No, mai, non so neanche in quale zona si trovi. Senta, lei lo conosce Broccoli Osvaldo? Sì. Perché lo conosce? Ma Osvaldo l'ho conosciuto diversi anni fa. Sì. Più che altro penso che sia lui che abbia conosciuto me, perché sempre avevamo questo bestiame e qualche volta è salito anche lui a comprarsi qualcosa da noi. Ma ha avuto mai rapporti con questo signor Broccoli? Di che genere, scusi? Appunto, glielo chiedo a lei, cioè, ha avuto rapporti d'affari, di amicizia, di frequentazione? No, di frequentazione no. No. Va bene, grazie Presidente. Avvocato Magrillò, parte civile Donatoni. Senta, un giorno 20 ottobre, la prima telefonata di Mario Moro, a che ora la riceve, signor Servo? Mi sembra che era sulla mezza, verso quegli orari, su mezzogiorno, su quegli orari lì. Lei si trovava a casa? No, ero in un appartamento a Cesenatico. Di sua proprietà? No. Dopo questa telefonata, lei ha una Volvo bianca? Sì, no, non era la mia, ce l'avevo io in uso allora. A che ora si sposta da questo appartamento poi, ricevuta la telefonata? Sulle 5, 5 e mezza del pomeriggio. Si accorge di essere pedinato? No. C'è un verbale in cui, effettuato dal nucleo operativo dei carabinieri, in cui notano appunto che a un certo punto lei ha una velocità variabile, cioè che iter segue come strada nel momento in cui prende la macchina? Che strada fa? Però lei deve chiarire una cosa, alle 5 di pomeriggio esce con la macchina per andare dove? Per andare a Pescara Nord. A Pescara. E ho fatto la strada normale per arrivare alla superstrada, per arrivare all'imbocco dell'autostrada di Rimini Nord. Quindi prende la statale 16? Non mi ricordo. L'Adriatica, insomma. Non mi ricordo quale strada ho fatto. E in quel momento riceve la seconda telefonata? Quando la riceve? Quando sto quasi per arrivare all'autostrada. Quando sta quasi per arrivare all'autostrada? Sì. E quindi che fa a quel punto? Mi sono fermato. Si ferma? Parla al telefono? Sì. E poi? E quando Moro mi ha detto che non aveva più bisogno del favore di vederci, sono andato a casa mia, a Sogliana Rubicone. Sì. Senta, lei deteneva sostanze da taglio nella sua abitazione per quanto riguarda l'attività di spaccio? No, lei no. Non deteneva sostanze da taglio? Le è stato ritrovato un timbro e un ricettario? Sì. Da chi si è procurato questo timbro e questo ricettario? Ma... Però non credo che faccia parte della materia risulta del processo. Nell'ordinanza, io prendo dei dati che risultano dall'ordinanza... giudicato per ricettazione. Anche i GIP possono sbagliare. Da chi l'ha preso? Non ho capito. Questo ricettario, voglio dire, come se l'è procurato? Beh, questo qui ce l'avevo da molto tempo. Ce l'aveva da molto tempo? Sì. Penso dal 96. E che le serviva? Mi serviva averlo. Sempre per questi fatti di droga. Sempre per questi fatti di droga? Sì.
Senta, ma su questa vicenda c'è un altro procedimento, è stato condannato per ricettazione. Su questo argomento eviti di fare domande perché non riguardano. D'accordo. Non riguarda il processo di oggi. Chiedo scusa per la difesa su Fiorentini, avvocato Randazzo. No, un chiarimento. Lei ha detto ora, poco fa, che il Moro la chiamò e le disse che non aveva più bisogno della cortesia. Sì. Sì. Però 10 minuti prima ha detto che lei non aveva capito bene se era una cosa, un problema relativo a lei. No. Ecco, se ci può un attimo spiegare per farci. L'ho detto così nel senso della cortesia, nel senso di che non aveva più bisogno che ci vedevamo. E quindi ecco, il bisogno era di Moro o no? O prima, insomma, ecco, ci spieghi un attimo. No, ma io non personalmente capivo, non ho capito. Non riuscivo di capire il bisogno di chi era, cioè lui metteva questa fretta, che mi doveva vedere, che mi doveva parlare. Ma io volevo sapere a questo punto cosa voleva da me. Che poi quando mi ha fermato mi ha detto no, non c'è più bisogno. Dico, vabbè, ma cioè, ero proprio spinto alla cosa, dico, ma io sono per strada, io vengo, vedi che non c'è problema, io sono tranquillo. Sì, certo. E lui poi mi dice, ma non lo so se l'ha detto anche per tenermi buono, non mi fa, ma io ti telefono ogni mezz'ora. Io volevo sapere. Cioè, una persona mi chiama così. Pensavo fosse un problema per me, dico, sì. Ma che è successo qua? Poi l'ha chiamata ogni mezz'ora? No. Lei? Sono stato arrestato. Dopo quanto è stato arrestato? Ah, io sono stato arrestato, sono stato fermato, sì, alle 9 di sera, mi sembra che 8:30. E invece non questa telefonata a che ora l'ha ricevuta? L'ultima telefonata di Moro? Sì. E quella lì sulle 5:30. Lei non ha avuto modo di contattare o comunque vedere i familiari di Moro? No. Sia prima che dopo la telefonata? No. Grazie. Mi riferisco alla circostanza di cui ha parlato, del processo a seguito del quale ha approfondito la conoscenza con Mario Moro. Questo processo ricorda come è terminato? Siamo stati assolti per aver commesso il fatto in primo grado. In riferimento alle condanne, lei ha mai riportato altre condanne oltre quella per la droga che le è stata trovata in occasione del suo fermo e del suo arresto? No. Quando lei è stato fermato, è stato sottoposto a perquisizione e lei ha consegnato dell'eroina, mi pare così si è emerso? Dell'eroina, chiedo scusa, della cocaina? Sì. Sì. Ed è il fatto per il quale è stato condannato. Sì, sì. L'ho consegnato io spontaneamente. Esattamente. Lei, quando ha ricevuto la telefonata di Moro, quindi per chiudere il discorso che le ha testé fatto il collega, ha pensato che Moro la potesse chiamare per qualcosa che riguardava lei, per metterla alla... Anche. Sulla... Così ha detto. Sì. Anche. Quando è stato fermato alle 9 di sera, lei arrivava da dove? Prima sono salito da Cesenatica a casa mia, sì. Poi da casa mia sono andato con mia figlia, c'è un altro ragazzo del mio paese che abita vicino a me, e sono andato con mia figlia perché c'ha delle bambine piccole anche lei per giocare assieme. Ho capito, quanti anni ha sua figlia? 10 anni adesso. E quindi quando è stato fermato c'era anche sua figlia? Sì, solo mia figlia. Ho fatto una dichiarazione spontanea. Sì, l'avevo fatta per il discorso, diceva che aveva una borsa in mano, come sì. Che volevo scappare. Dico, ma io avevo mia figlia in braccio. Un'ultima domanda. Ricorda, si è parlato delle sue utenze, delle utenze telefoniche a lei intestate. I numeri li ricorda? Sono per caso, era per caso lo 03356 3. No, aspetti un momento, non ricordi i numeri? Se non ricordi i numeri, produce questo verbale. Presidente, sono le trascrizioni delle telefonate. Quindi, allora si ricorda questi numeri? 0335 mi sembra che era 82 il principio, non mi ricordo, 2 anni e mezzo, Presidente. Posso leggerlo, Presidente? 0335-63-82-821? Sì, quello è L'altra utenza era invece 0338-92-61-563? Sì, può essere. Erano queste due le uniche utenze che lei aveva? Sì, le uniche utenze che avevo erano quelle. Nessun'altra domanda, Presidente? Allora, io volevo solamente un chiarimento da parte sua. Ah, allora, prego. La parola al collega.
Lei ha detto, ci ha detto che era in Sud America? Sì. Sì. Ovviamente nel suo passaporto risulterà questo fatto. Sì, sì. Presidente, allora io faccio riserva alla prossima udienza, produrrò il passaporto del Serra. Sì. Riceve la telefonata di Moro che le chiede di raggiungere Pescara. Sì. Verso le 12:30. No, all'inizio... L'ultima telefonata, quando l'ultima deciso telefonata. Di partire, quando è stato? Verso le 12:30? L'ultima, sì. Alle 5, dove stava lei in quel momento? Ero in questo appartamento a Cesenatico. A Cesenatico. Quindi alle 5:30 parte? Sì. Cioè alle 17:30? Sì, preso, non mi ricordo. E arriva all'autostrada? Quanti chilometri ha fatto prima di ricevere la telefonata finale di Moro? Avrò fatto... da lì all'autostrada saranno 15-20 km. 15-20 km. Riceve la telefonata di Moro che le dice non c'è più bisogno, ritorna indietro e va a Cesenatico. No, vado a casa mia direttamente. A casa sua che si trova? A Santa Maria Rio Petra, una frazione di Sogliano a Rubicone. E viene arrestato dove? E venga arrestato, è un chilometro da casa mia, a casa di questi amici, però stavo uscendo andando a casa mia. Ci sono delle domande? Sì, solo un'ultima domanda, riguarda il contenuto di una telefonata delle ore 17:27 del 18 ottobre 97. Vorrei chiederle questo, lei ricorda di aver ricevuto una telefonata sull'utenza, quella 0335, insomma quella di cui lei ha parlato prima, alle 17:27 mentre si trovava in un bar? In un bar? 18 ottobre, sì. 18 ottobre? Sì. Una telefonata in sardo? Può darsi, io non... Può darsi. Più o meno le leggo quello che dovrebbe essere, come dire, la traduzione in italiano di questa conversazione. Pronto, buonasera. Oh, collega, i colleghi erano qua. Ancora lì? Hanno cambiato macchina, erano con uno Bordeaux. Io ho detto, Dio li protegga. Poi sono entrati al bar furbo, portando quei bigliettini da discoteca. Hanno portato. Hai visto quelli della pubblicità? Io, la barista e altri due ragazzini. E allora tu gli dovevi dire, buonasera collega, stavo giocando con quel giochetto del poker quando sono entrati. Allora sono entrati e mi hanno detto, posso lasciare? Collega, buonasera, ma siete proprio sardi, gli ho detto. Siete proprio, si è girato, mi ha guardato ed è uscito. Erano proprio qui quel giorno. Ma che cazzo stavano aspettando questi? Ma cosa vuoi che ne sappia io? Non sono mica un grande industriale. A me... qui non si capisce, non vuol dire niente, lo sapranno loro se stavano lì. Boh, strano che siano finiti lì, non si sputtanano così. Non lo so dove cazzo sia, comunque che si buttino nel fuoco. Ah, quello sì, che si arrangino, mannaggia. Ma può darsi. Può darsi, ma che significa questa telefonata? Conversazione fra chi poi? Fra lei e chi? No, 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 non me la ricordo proprio, Presidente. Se no non avrei avuto difficoltà nemmeno a dirla. E tempo prima... di ottobre, mi sembra che era settembre, e quello che lavorava con me, che avevamo la società Ivile, no? Si era lamentato perché era stato fermato dai poliziotti e l'avevano maltrattato. Adesso non so se erano poliziotti o carabinieri. E mi ha detto sono sempre dietro. Ma tu ti sei accorto qualcosa? Dico no, non mi sono accorto di niente. Non so se magari fosse riferito a qualche paranoia che avevamo, così da dire, ma questi sono sempre dietro, cosa vogliono? Non mi ricordo nemmeno con chi sto parlando. E quando dice colleghi a che si riferisce, scusi? Ah, non mi ricordo proprio, sarà stato qualche forma, non so. Lei non si ricorda di aver risposto a una telefonata da dentro un bar? Perché lei stesso dice questo bar furbo. Non so se esista un bar che si chiama furbo dove c'è un videopoker. Telefonate ne ricevevo tante, il cellulare ormai è... E questa persona di cui lei ha parlato chi sarebbe? Lei ha parlato di una persona con cui aveva una società. Si chiama Loi Antonello. Loi Antonello. Era lui l'intestatario della ditta. Questo Loi Antonello non è stato arrestato a settembre del 97? Sì. Quindi era uscito se era lui al telefono? Era uscito l'indomani. Ah, l'indomani.
Non era agli arresti domiciliari? No, aveva l'obbligo di soggiorno in Gattolino e allora seguivo io questa impresa idile che aveva. Va bene, grazie Presidente. Presidente, se mi consente un'ultima piccola domanda. Ed è sul ricettario, ora con la mia domanda farò anche capire il perché. Si ricorda a chi era intestato quel ricettario che era stato trovato? Se era intestato a un medico in particolare, un non specialista? No, non mi ricordo. A un cardiologo in particolare? Non mi ricordo, ce l'avevo molto tempo, ma non mi ricordo. Sapevo che era un ricettario, si potevano acquistare delle cose, ma non mi ricordo. Facciamogli una domanda specifica, se permette. Punto, lei, se ricorda... Per caso Moro le ha chiesto alcune di questi ricette? No, assolutamente no. Per no, caso perché... Moro le ha chiesto di comprare dei medicinali? No. Mai? Mai. Poi questo ricettario io, da quando l'ho avuto, che mi ricordi, non sono stati staccati nemmeno dei foglietti, quanto mi ricordo. Beh, io. Arriviamo a domani. Avvocato Gravi, per Pisano. Ecco, mi proponga la domanda. Ha conosciuto, ha sentito parlare di Pisano Tommaso durante il sequestro? No, di Pisano Tommaso no.